Pomeriggio Oliviero Toscani. Della sua biografia vorrei solo ricordare poche cose essenziali, del resto note a tutti. Figlio del primo fotoreporter del Corriere della Sera, Oliviero Toscani ha studiato fotografia e grafica alla Kunstgewerbeschule di Zurigo dal 1961 al 65, lavorando poi sia come fotografo di moda per giornali molto famosi come Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Esquire e così via, sia per campagne pubblicitarie, Esprit, Chanel, Fiorucci e così via, ma soprattutto per Benetton, per cui ha lavorato per 18 anni fino al 2000, creandone l'immagine attraverso una strategia di comunicazione senza precedenti, che è stata un fattore essenziale nella fortuna della ditta ed è diventata oggetto di imitazione, di culto e di studio in tutto il mondo. Toscani ha anche creato e diretto nel 90 Colors, una rivista immediatamente imitata da tutte le avanguardie nel mondo della comunicazione. Nel 1993 ha concepito, inventato e diretto Fabrica, un centro internazionale per le arti e la ricerca della comunicazione moderna, facendone progettare la sede dall'architetto giapponese Tadao Ando. Fabrica ha prodotto progetti editoriali, libri, programmi televisivi, mostre ed esposizioni per le Nazioni Unite, la Repubblica, la RAI, Mediaset e così via, e film che hanno vinto 3 premi della giuria a Cannes e al Festival del Cinema di Venezia. Il lavoro di Toscani è stato esposto numerose volte alle Biennali di Venezia, di San Paolo del Brasile, a Città del Messico, a Helsinki, a Roma, a Francoforte, a Losanna e in numerosissimi altri musei in giro per il mondo. Tra i premi che ha vinto, la cui lista è lunghissima, cito solo 4 Leoni d'Oro al Festival di Cannes, il Gran Premio dell'UNESCO, 2 volte il Gran Premio d'Affichage e numerosi premi degli Art Directors Clubs di New York, Tokyo e Milano. Toscani ha anche qualche esperienza di insegnamento nelle università, in particolare a Roma e a Mendrisio, e ha scritto 3 libri sulla comunicazione. Se lo abbiamo invitato qui in normale è soprattutto per lo straordinario interesse del suo lavoro. Non parlo qui solo della qualità estetica della sua fotografia, ma soprattutto della sua concezione della fotografia, in particolare della pubblicità commerciale, una concezione che non esiterei a definire rivoluzionaria. Di fronte a un panorama di pubblicità meramente e pigramente asservita al prodotto da reclamizzare, Oliviero Toscani ha prodotto un modello assolutamente opposto, ma in nessun modo meno efficace. Ha usato l'immagine pubblicitaria con le sue immense possibilità di diffusione capillare e di presenza incombente, massiccia, gigantesca nei paesaggi urbani, come un veicolo privilegiato di messaggi centrati non sul prodotto, ma su una riflessione attenta e a volte dolorosa sullo stato del mondo e sulla coscienza del cittadino. Una pubblicità come quella di Toscani non si era mai vista e il suo uso delle immagini resta fino ad oggi ineguagliato. Un'avanguardia così originale, così colta e così audace che molti hanno provato a imitarla senza che nessuno si sia mai neppure avvicinato a raggiungerla. Come nessuno, egli pone davanti agli occhi di tutti 3 problemi capitali dell'arte d'oggi: la centralità della pubblicità nell'arte contemporanea, il rapporto fra l'immagine e il messaggio che essa trasmette, il rapporto fra l'artista e il committente. Ma Toscani non fa solo immagini di moda e di pubblicità. In misura crescente, e lo vedremo anche oggi, la sua è diventata anche un'opera di documentazione implacabile del nostro tempo, anche dei suoi orrori, puntando su uno shock percettivo ed emotivo che costringa a riflettere in questo nostro tempo così drammaticamente smemorato, così spaventevolmente distratto. Quello è il vero orrore, la distrazione, la perdita della memoria. Non ricordarci quello che accade intorno a noi. Toscani ci parlerà stasera di etica ed estetica, un tema sul quale alcuni di noi avranno letto il suo bellissimo dialogo con Sergio Givone su un recente numero di Micromega. E questo è uno di quei temi che la nostra società tende a ignorare o a rimuovere e che alcuni intellettuali amano trattare in modo astrattamente teorico, quasi senza riferimenti a nulla di ciò che ci circonda. Ma questo è un tema assolutamente centrale nella nostra società. Nessuno è più autorizzato a parlarne qui, normale, di Oliviero Toscani, che può farlo con l'autorità e con l'esperienza della sua riflessione e del suo lavoro sul campo in primissima linea. Benvenuto dunque fra noi e a lei la parola. Buongiorno a tutti, devo dire che sono molto, molto nervoso.
po' commosso. Dicevo prima a qualcuno, mia mamma sarebbe veramente molto contenta di vedermi a scuola seriamente, soprattutto una scuola così. Poco, ma bene, vero Oliviero? No, sono molto contento di essere qui a parlare dei problemi che il professore ha. Funziona il microfono? Che il professore vi ha annunciato. E lo farò, ho messo insieme un po' un compito, una lezione, spero di aver fatto un buon lavoro, voglio un voto alla fine. Ho messo insieme proprio il lavoro che ho fatto in questi anni, dopo che ho finito la scuola. E tutto quello che vedrete è lavoro pubblicato, lavoro, vero lavoro. Non ho due vite, il lavoro da artista e poi il lavoro commerciale. Il mio lavoro commerciale è la mia arte. Ho capito dall'inizio che l'impegno va fatto col lavoro giornaliero, con ciò che si fa di giorno, per vivere. Non faccio un lavoro privato per me meglio di quello che faccio commercialmente. Del resto quando guardo il lavoro fatto in questa regione, la regione toscana, e vedo i lavori, le pitture, le arti, le architetture, gli affreschi fatti dagli artisti del Rinascimento, per esempio, era tutto lavoro commissionato, era tutto lavoro commerciale. C'erano i grandi artisti che dipingevano le Madonne e i Padri Eterni senza credere in Dio. E mi sono sempre chiesto come mai. Come si può fare questo? È etico fare questo. È etico dipingere o rappresentare qualcuno che forse non esiste, forse è solamente una rappresentazione, forse non solamente una fantasia. Cominciamo con quello che chiamo il mio portfolio. Allora, ho messo insieme i lavori. Ecco, lavori. Lavori di. Aspetta che devo. Un po' veloce, eh? Tecnologia bisogna imparare. Allora, queste ricominciamo da capo. Quello che vedete sono pagine di giornali. Questi sono giornali di moda degli anni 60. Collezioni dell'alta moda a Roma. Toscani, vai a Roma, fotterà fare l'alta moda. Valentino, se allora penso sia 65-66, proprio uno all'inizio del mio lavoro per i giornali femminili, i giornali di moda. Io facevo reporter in realtà, andavo in giro a fotografare i rapporti clero e mafia in Sicilia, per Ottagono, per l'Espresso, facevo soprattutto le fotografie all'espressione della mia generazione, che era il rock and roll, i Beatles, i Rolling Stone, andavo a vedere tutti i concerti. E fui chiamato dal giornale di moda per fare le fotografie di moda. E è chiaro, le fotografie di moda adesso forse non fa più tanto impressione, ma fare un picnic sull'Appia Antica, o non so, il giornale mi chiedeva di fotografare su un fondo bianco. Le fotografie di moda si facevano su un fondo bianco allora, adesso si rifanno su fondo bianco. Io però volevo andare in esterno, perché trovavo sempre molto ridicolo che la moda invernale si facesse il mese di luglio, proprio un'incongruenza di tempo. Allora ci fu questa discussione fra l'art director americano di Harper's Bazaar, che allora era uno dei giornali più prestigiosi, al telefono. Lui voleva le fotografie su fondo bianco, io le volevo in piazza. E alla fine feci le fotografie così, gliele mandai, dico se le vuoi su fondo bianco basta tu fai diventare tutto bianco e sarà bene. Ma no, piacque così e fu pubblicato in questi termini. E mi è sempre piaciuto andare a vedere le cose che succedono, che succedevano attorno a quello che fotografavo. Andare a fotografare l'alta moda a Ostia la domenica, quando arrivano queste famiglie con le 500 piene di pasta asciutta, e l'alta moda in una situazione così. Poi questo genere di idea fu fatto da altri fotografi. Anzi, a proposito di settimana ventura ci sarà un bel servizio su Stern tedesco,
sulla situazione politica italiana fatta da Toscani. Vi prego di guardare Stern settimana lettura, sarà molto divertente. Penso che dovrò andare al confino, credo il giorno dopo, però l'ho fatta. Ecco, copertine di giornali fatti con la Polaroid, quindi dietro a tutto il lavoro, io in fondo sono un artigiano, lavoro con le mie mani, non ho mai avuto uno studio mio, non ho mai avuto nessuna proprietà che riguardasse il mio lavoro, non ho mai avuto un mio studio, non ho mai avuto un mio spazio, un mio ufficio, niente. Quando mi chiamavano andavo nei vari giornali, lavoravo negli studi dei giornali, ho lavorato in tutto il mondo con questo. Il non avere niente dà la possibilità di essere liberi. E sono sempre stato libero, sono ancora libero. In realtà non ho ancora uno studio, a meno che faremo questo progetto a San Rossore, che comunque non sarà mio neanche quello, comunque sarà un progetto. Ecco, questi sono giornali, Amica per esempio, le collezioni della moda italiana, milanese, in galleria, alla Scala, campagne per Fiorucci, primo catalogo di questa giapponese che arrivava in Europa. E tutte le volte è un problema nuovo, la campagna del Club Mediterraneo, come dovrebbe essere lo spirito? E bisogna fare, bisogna mettere insieme le cose, i dettagli, nessun dettaglio è piccolo, bisogna scegliere i personaggi, bisogna scegliere il movimento, la composizione, il colore, la forma, l'atteggiamento, la qualità. Ho lavorato ai primi numeri di tanti giornali, mi piace l'editoria, questo è un giornale per il quale lavorai proprio per la nascita. E poi i servizi di moda per i giornali, mi ricordo che a Londra in quel periodo i ragazzi andavano in giro un po' così, questa era una Catherine Hamlet che faceva queste t-shirt, lei è un'amica, abbiamo studiato insieme a Londra, al Royal College, e lei fece queste t-shirt che io feci il servizio, campagne pubblicitarie per Valentino, tutto un altro mondo. Alessi fa questi oggetti, li conoscete, mi chiese di fare una serie di fotografie oggetto dei suoi prodotti e io pensai di metterli in mano agli inservienti di questo mio albergo dove vorrei vivere. Eccoli qua, questo è il mio cuoco. E poi questa l'avrete vista, la campagna prenatale. Ho lavorato per questa azienda, credo, 20 anni, fino all'anno scorso. E devo dire che non ho mai incontrato il mio cliente, il signor prenatale non l'ho mai incontrato. L'accordo era che io facevo 2 foto all'anno, per 2 manifesti, uno in primavera e uno in autunno. Che mettevo la fotografia in una busta e la mandavo al cliente che poi vedevo il mio manifesto pubblicato per strada. L'accordo economico era che se non avessero usato l'immagine me l'avrebbero pagata al doppio. Credo che non è male, no, perché uno è anche offeso, no? Avrebbero pagato l'offesa di non averla pubblicata. È successo una sola volta dove pensai di fare un'immagine di Pinocchio. Pinocchio, quando dice le bugie, gli cresce il naso. Invece nel mio prenatale Pinocchio dice le bugie e gli cresceva la pancia. Devo dire che il padrone, il signor prenatale, si è molto scandalizzato del fatto che Pinocchio, questo simbolo un po' maschile, no? Questo uomo fatto solamente da un altro uomo, senza mamma, sarebbe integrato con la maternità, quindi rifiutò e mi pagò la fotografia doppio. Come vedete, prenatale, ecco, sono qualche foto che hanno più di 15 anni. Ah, questa è una cosa interessante, quasi quasi vi leggo un testo. Allora, avevo un amico che si chiamava Maurizio Vitali. Maurizio Vitali era figlio di industriali torinesi che faceva robe di cappa. Allora facevano i calzini e le magliette, robe di cappa. Molto quelle semplici, proprio le magliette bianche e i calzini. E io gli dicevo sempre, Maurizio, tu dovresti fare i blue jeans. Questo era negli anni 60. E non si decideva mai a fare i blue jeans. Finché un giorno arrivò a New York, dov'è questo testo bellissimo? Un giorno arrivò a New York
era 72, e mi disse: Oliviero, ho deciso di produrre i Blue Jean. Come li devo chiamare? Camminavamo per Broadway, Jesus Christ Superstar, gli si chiamano Jesus, guarda che un bel nome, sembra anche un nome marketing. Il marketing è stato fantastico. E lui dice: ma Jesus, Jesus Jean. Chiaramente il budget era molto piccolo, perché il padre gli aveva dato una piccola somma per fare questa follia da giovane. Feci questa foto, ci furono stampati qualche migliaio di manifesti, piccolini, 70-100, furono messi per le strade italiane, e ci fu subito una grande censura. Il Vaticano, tutti, grande censura. E qualcuno scrisse: la dissociazione che spacca ormai in due il vecchio potere clerico-fascista può essere rappresentata da due simboli opposti, appunto inconciliabili. Jesus, nelle fattispecie il Gesù del Vaticano, da una parte, e i Blue Jean Jesus dall'altra. Due forme di potere l'una di fronte all'altra. Di qua il grande stuolo dei preti, dei soldati, dei benestanti e dei sicari, di là gli industriali produttori di beni superflui e le grandi masse di consumo, laiche e magari idiotamente irreligiose. Tra i Jesus del Vaticano e i Jesus dei Blue Jean c'è stata una lotta. Nel Vaticano, all'apparire di questo prodotto e dei manifesti, si sono levati lamenti, alti lamenti, a cui per solito seguiva l'azione della mano secolare, che provvedeva a eliminare i nemici che la Chiesa magari non nominava, limitandosi appunto ai lamenti. La longa manus è rimasta inesplicabilmente inerte. L'Italia è tappezzata di manifesti rappresentanti sederi con la scritta «Chi mi ama mi segua» e rivestiti per l'appunto di Blue Jean Jesus. Il Gesù del Vaticano ha perso. Ora il potere democristiano clerico-fascista si trova dilaniato da questi due Jesus, la vecchia forma di potere e la nuova realtà del potere. Pier Paolo Pasolini, il folle slogan del Jesus Jean in Corriere della Sera, 17 maggio del 73. Credo sia anche negli scritti corsari. Negli scritti corsari c'è un brano molto più lungo dove spiega più a fondo questa nuova visione laico della produzione industriale. Quindi nel 73 successe questo, e forse grazie a Pasolini capì che l'interesse nel mondo della produzione e il consumo, nell'interesse dell'immagine, dell'iconografia nel mondo della produzione e del consumo, di cui la lingua della produzione e del consumo è la pubblicità, non si limita al potenziale consumo dei beni, ma è una cultura di per se stessa. Così come è stata la pittura rinascimentale religiosa. E poi andremo avanti in questa ragione perché ho fatto quello che ho fatto. Qui, come vedete, sono campagne di varie... Stiamo andando avanti e indietro nel tempo. Questo è nel 1970 per Milano. Questa è una delle mie prime immagini per il comune di Milano, l'ente provinciale di Milano, che voleva un'immagine di Milano 5 anni in anticipo. Milano è sempre un po' all'avanguardia. Palladio. Poi reportage, questo era Somalia, mi ricordo, durante l'agonia, reportage per giornali di informazione. Come vedete, non ho solamente, non sono un fotografo pubblicitario di modello, sono un fotografo, sono qui e cerco di capire e di vedere il mondo in cui devo vivere. Poi personaggi. Queste sono ricerche di personaggi che io faccio ancora adesso, portandomi dietro il mio fondo bianco. Come vedete, vado in posti e fotografo la gente. Sono ricerche antropologiche un po' speciali. Ho migliaia di fotografie fatte in giro per il mondo di gente. Non sono un fotografo di paesaggi. Fotografo la gente. Fotografo l'umanità e la disumanità anche. E questo credo sia Reggio Emilia qui, questo Napoli.
E poi, chiaro, le mie fotografie di moda per giornali, ritorna questa visione. Invece di andare alle Seychelles vado alla discarica pubblica. Buono, anche lì un paesaggio. E poi personaggi del mondo dell'industria, dell'arte, del design, dell'architettura. E poi ho fatto, per esempio, per questa ditta ho fatto centinaia di ritratti di personaggi. Questa è un'altra azienda californiana per la quale ho curato l'immagine per 11 anni. È tutto, dal marchio all'atteggiamento. In fondo sono un piccolo circo, quando vado a fare un lavoro ho tutto il mio seguito di personaggi, di gente, di collaboratori. Queste erano fotografie fatte nei negozi di questo Esprit e utilizzavo i clienti dei negozi, questo a Los Angeles. Quando entrava qualcuno divertente, il fotografava come modello, in fondo siamo tutti dei modelli, no? Chissà perché ci dobbiamo condizionare solamente a quei modelli. Questo era Esprit. E poi c'è questo famoso libro che ho fatto quando ero a fabbrica, un libro, come dire, coffee table book, quindi un libro molto chic da mettere sul tavolino del caffè, stampato in 9 colori di alta qualità, con tutta una descrizione sulla cacca. Come vedete è incredibile, uno pensa che le cose siano solamente in un modo, invece infinite, forse l'unica nostra vera creazione originale, dove non possiamo conformarci a ciò che i media e le vallette televisive ci dicono sempre. Come vedete è incredibile, questa è di una tigre. È un libro molto interessante perché racconta in modo profondo questo prodotto. Questo è un gorilla, tarantola. Mick Jagger, negli anni 60, un amico, e Jasper Jones, è un artista americano nel suo studio. Ho tantissime fotografie di personaggi, di artisti, e devo dire che vorrei continuare a farle, perché comunque sono una testimonianza umana. Lou Reed. Ecco, questo era un locale a New York che ho frequentato per tanti anni. Al primo piano di questo locale avevo organizzato un piccolo studio e dalle 11 di sera alle 4 del mattino, quando ero a New York, tutti quelli che venivano a Maxis Kansas City li fotografavo. Ho, credo, 20.000 ritratti così di persone che hanno frequentato Maxis. Fra l'altro tanti sono diventati famosi, tanti sono morti, tanti non ci sono più. E questo era solamente 4 pagine di un giornale che ha pubblicato. Moravia, Bertolucci, Sozzas, il gruppo. Ecco, lui è stato un grande per me. Veniva spesso, gli piaceva fare il modello. Lo utilizzavo spessissimo come modello. Arrivava con la sua borsa, voleva essere pagato, alla fine faceva il suo voucher. Qua nella Factory, inizio anni 70, alla fine anni 60 forse. E poi facevo i servizi di moda, il classico Brooks Brother, eccolo, in Italia, era un uomo molto, molto interessante, un marziano, sì, forse un po' marziano, un po' un extraterrestre. Eccolo qui per la Polaroid, Fellini. E poi qui un giornale che adesso ha chiuso, la settimana scorsa lo sapevo chiudeva, per il quale ho lavorato per 1 anno, 2 anni fa, e gli ho fatto un po' una struttura grafica, poi chiaramente il marketing, cioè il profitto, è ciò che uccide l'etica e uccide molta estetica. Purtroppo al giorno d'oggi l'etica imperante è quella del marketing, è quella del profitto. Ecco, anche per questo giornale, come vedete, personaggi del mondo rap,
cantanti, Jennifer Lopez, personaggi della politica, questo è il nostro nuovo presidente degli Stati Uniti, prima che diventasse presidente. Bene, adesso, prima di continuare con le cose, ci sarebbe altri giornali a farvi vedere, però forse passiamo subito al problema. Questo qua è un testo che ho scritto per il mio giornale, questo Colors, nel quale voglio chiarire il rapporto dell'artista con il mondo della produzione e del consumo. Creatività, impresa e profitto. C'è un grande problema fra gli individui con grande passione per la libertà della creatività, per il loro lavoro, e le aziende, le imprese, la società anonime e senza faccia, con i loro comitati e i loro consigli di amministrazione. Le società che pretendono di capire i bisogni delle masse, della gente, di quell'umanità che loro chiamano i consumatori. Queste aziende creano una cultura senza passione, senza forza, senza emozione. Lucidano, smussano, appiattiscono tutto e il risultato è qualcosa che non sarà né amato né odiato da nessuno. Il loro scopo è la mediocrità. Tutti i media, l'architettura, i prodotti, il design sono stati spogliati dalle idee, dalle passioni individuali e sono stati relegati a servitori delle imprese. I media sono portatori di strategie, tutte concentrate solamente a far rialzare il titolo in borsa. I creativi ormai siamo condannati a servire e lavorare per la finanza. I giornalisti hanno di fatto perso la loro indipendenza editoriale e lavorano per comitati di editori che a loro volta lavorano per comitati di pubblicitari. Le sceneggiature della televisione vengono fatte da produttori, pubblicitari, avvocati, specialisti di marketing, da ricerche di mercato estratti di manager pagati profumatamente che determinano se i programmi sono abbastanza stupidi per divertire quel pubblico che loro chiamano del minimo comune denominatore. Gli studios di cinema fanno analizzare da focus group il finale del film per stabilire se soddisferà il pubblico mediocre. Si ascolta l'auditel, non la creatività. Tutte le auto si assomigliano. Le decisioni architettoniche vengono prese da geometri responsabili delle commissioni edilizie con tessere di partito. Le pubblicità sono stupide, piatte, costose, ripetitivi e inutili. Il teatro è morto. Il cinema è in crisi. La nostra cultura è una cultura aziendale, perché le imprese sono rimaste purtroppo gli unici e ultimi arbitri delle idee della cultura. La vera cultura invece dovrebbe essere il contrario del mercantile. Non deve essere una veloce pista alla soddisfazione e al consumo. Cosa fanno le aziende di oggi? Prodotti spazzatura, poste inutile, immagini oscene. La cultura e la creatività sono rimaste un mezzo di consegna di messaggi prodotto che ci stanno inquinando la vita. Ma fortunatamente, tutto quello che vi ho detto finora è vero solamente per il 99% della realtà delle imprese moderne. Perché c'è sempre quell'imprenditore pazzo, eccentrico, forse innamorato, grazie al quale la cultura continuerà. Bisogna semplicemente cercare questo imprenditore ed aiutarlo ad esprimere la sua e la nostra passione. Bene, io ho avuto la fortuna di aver incontrato gli imprenditori che sono l'1%. Questo Doug Tompkins in California di Esprit, forse questo signor Prenatal. E il più interessante sicuramente è stato Luciano Benetton. Luciano Benetton con la sua azienda vediamo se qui sì, va bene.
con la sua azienda di maglioni, mi chiamò nell'83 e disse: "I toscani abbiamo negozi in tutto il mondo, ma nessuno, non abbiamo un'immagine. Non abbiamo un'immagine, cosa si può fare?" E dico: "Si può fare un'immagine. Si può fare un'immagine che non sia quella che fanno tutti gli altri, soprattutto non mi piace competere. Non voglio essere il numero uno. Cerchiamo di non essere il numero uno. Cerchiamo di essere unici. Perché essere unico, se forse è più interessante, forse anche costa meno. E forse devi essere veramente te stesso, devi veramente inventare qualcosa che appartiene al tuo mondo. Soprattutto devi essere onesto." Dice: "Va bene." E vidi subito che, proprio anche aiutato da questa realtà di questa azienda, che siamo tutti diversi. E che la diversità tante volte va a ritoccarsi da punti opposti, per ragioni culturali, per ragioni etniche, per ragioni tante volte folli, che nel mondo ci sono varie stagioni, ognuno consuma a modo suo. Come vedete, allora il marchio era come quello che vedete lassù in cima, e avevo messo United Colour Benetton, era quello che si chiama in tecnica pubblicitaria il copy. Questa fu una frase che disse un rappresentante dell'UNESCO venendo nel mio studio a Parigi dove fotografavo, è entrato, vide tutti questi bambini di tutti i colori e disse: "United Colour Benetton", disse: "Fantastico, questo è il nostro slogan." Questa è la vera ragione di questo nome. Come vedete, siamo tutti belli in fondo. Forse sarà la bellezza a salvare questo mondo, almeno io spero. E creiamo anche dei problemi. Mi ricordo che era l'85 e c'era questo avvicinamento fra la Russia, le USSR, le repubbliche sovietiche e gli Stati Uniti, e nella prima visita di Gorbaciov a Mitterrand, credo, ufficiale, per preparare poi l'incontro di Ginevra con Reagan, feci questa fotografia e la misi dall'aeroporto Le Bourget al Quai d'Orsay, dove arrivava, dove arrivava la visita, dove arrivava Gorbaciov in visita. E mi fu detto che Gorbaciov chiese, ma chi è Benetton? Allora questa domanda, quando mi arrivò questo segnale, disse: vedi, Pasolini aveva già capito più di 10 anni prima. L'immagine pubblicitaria non serve solamente a vendere dei prodotti. In realtà a me non interessa vendere niente, ho mai venduto niente, non ho niente da vendere. L'immagine pubblicitaria è un'immagine come qualsiasi altra, fra l'altro con dei mezzi economici e di comunicazione fra i più avanzati e i più ricchi del mondo. E viene usata solamente per far vedere dei prodotti di consumo. La pubblicità giudica la gente solamente in quanto consumatori. E invece ho visto che poteva interessare anche a un altro livello. E quindi andai avanti. 87, feci questa immagine fra questo palestinese e questo israeliano, arabo e questo ebreo, quello che tutti speriamo ancora, e mi fu censurata questa immagine perché nell'immagine originale, che non ho più, quello che vedete sono solamente riproduzioni di manifesti, io non ho immagini originali, no? Non ho un archivio, non tengo niente di quello che faccio. Questo è un piccolo salvadanaio. Da quel salvadanaio veniva fuori la punta di un dollaro americano. Allora ci fu una sollevazione da parte di una minoranza ebrea francese e i manifesti furono tolti dal muro. Non voglio giudicare la ragione, però
Anche qui dissi, è incredibile. In fondo si può andare a toccare così profondamente in un problema così complesso. Allora andai dal mio imprenditore e gli dissi, senti, possiamo andare avanti? Posso andare avanti? E lui dice, sì, vai avanti. Del resto, lui i profitti li faceva. L'imprenditore serve a fare profitti, però se i profitti vengono fatti con un'etica, forse meglio, avrà pensato. E mi disse, vai avanti, allora dice, benissimo, vado avanti. E decisi di togliere il prodotto, totalmente il prodotto, dalla mia comunicazione. In fondo il prodotto, che differenza c'è fra il prodotto di una marca e il prodotto di un'altra? Zero, assolutamente. Ormai viviamo in un mondo dove la merce è tutto uguale, non solamente, ma magari è prodotta dalla stessa persona, solamente venduta e distribuita da marchi diversi. Quindi sempre di più andiamo a comprare prodotti perché attaccato al prodotto esiste un'immagine. Viviamo in un mondo in cui tutto è merce, ma anche in un mondo in cui tutto è immagine. Anzi, la merce non è se non l'immagine che se ne ha o se ne dà. Allora dico, bene, via la merce. Ma del resto quando io vi dico Olivetti, Volvo, Pirelli, non pensate a un prodotto specifico. Pensate a una cultura che questi marchi sono riusciti a costruire attorno a sé attraverso la loro comunicazione o attraverso il rapporto socio-politico che hanno avuto con la società. Via il prodotto, eccolo, simboli, c'era in programma di fare questo grande manifesto di 8.000 metri quadri, una cosa immensa, conoscete Milano, Piazza del Duomo, di fronte al Duomo, di fronte alla cattedrale, c'era questo grande spazio, un grande manifesto, proposi questo e l'allora sindaco di Milano, che poi andò in prigione per mani pulite, credo, come si chiamava? Vabbè. Sì, bravo. Dice, no, questa immagine potrebbe offendere il vescovo cardinale di allora. E fu censurata, allora gli misi questa al posto. E nessuno si offese a Milano, però arrivarono delle critiche da certi paesi dove per ragioni religiose non si può mostrare organi interni. Ci sono delle regioni che non permettono questa esposizione di organi interni. Siccome utilizzavo la stessa immagine in tutto il mondo, chiaramente ogni volta c'erano dei problemi con qualche paese. Da qualche parte c'è sempre qualche dio contrario a quello che si fa. E soprattutto ciò che piace non piace mai alla religione, non riesco a capire come funzioni questo sistema. È sempre un peccato ciò che piace, peccato. Come vedete ormai siamo fuori, come vedete anche cercavo di avere una semplicità espressiva, vorrei parlare a tutti, insomma tutti devono capire. Quindi bisogna sempre togliere, bisogna togliere dall'immagine, tutti cercano di aggiungere, io non credo solamente nell'immagine, anche chi scrive aggiunge troppo, la televisione c'è sempre troppo, tutto c'è sempre troppo, l'architettura moderna c'è sempre troppo, in tutto c'è sempre troppo, bisogna saper togliere, è difficilissimo togliere, tutto un albero di Natale, bisogna togliere, e essere semplice è molto complicato. Così complicato che una mattina un signore andò nel suo ufficio a Santiago de Chile e il suo inserviente gli aprì la finestra della moneta, la moneta si chiama la casa, aprì la finestra della moneta e questo signore vide fuori la sua finestra questo manifesto e s'arrabbiò, infuriato, lo fece togliere. Questo signore si chiamava Pinochet. Questa è un'altra storia divertente che vi devo raccontare. Pinochet pensava che io l'avessi preso in giro. Io mi sono sempre chiesto che colore fosse Pinocchio. Tutto lì.
Deve essere troppo semplice, puoi far arrabbiare i dittatori. Ecco, qua poi esiste questo, eh? L'essere bianco, l'essere nero. E questa immagine fu fatta per le prime elezioni democratiche in Sudafrica, quando Mandela nel 93 andò al potere, fu dedicata a Sudafrica. Queste invece c'era tutta una serie di immagini. Mi ricordo che la mattina dovete andare davanti a un giudice a Londra, perché anche la signora Thatcher era molto offesa da queste mie immagini, che diceva che portavano violenza. Dovete andare di fronte a un giudice la mattina a Londra, e alle 4 del pomeriggio, alle 5, anzi, mi dettero invece, dovete andare ad Amsterdam a prendere un premio per la stessa foto, come migliore foto pubblicitaria dell'anno. Come vedete, questa comunità europea ha dei grandi problemi. E questi sono aneddoti che trovo, devo dire, ve li racconto, nessuno li sa, è una cosa. La famiglia, sono tre ragazze, famiglia del futuro. Come vedete, ormai siamo in un mondo di inquinamento, in un mondo che uno si domanda come mai deve essere così. E tutto questo su un canale dove non si parla di inquinamento, dove non si parla della verità. Tutto ciò che passa nei canali della pubblicità deve essere falso. Perché ormai questa è la legge. Perché ormai dobbiamo imparare a sognare sapendo di sognare, aveva profetizzato Nietzsche. Cioè, il mondo della pubblicità è un sogno sapendo di sognare. Anche qui ci furono dei problemi. Di ogni fotografia ci sono tante belle storie. Vede, questa era uno vuole deve provare a fotografare il lupo e l'agnello insieme. Di solito è sempre una violenza il lupo e l'agnello, invece, come vedete, non è vero. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, ci vuole pazienza, però dovete guardare bene lo sguardo dell'agnello. Non si fida troppo, eh? C'è qualcuno che sta scrivendo un libro negli Stati Uniti basandosi su questa immagine e parla di razzismo. È stato scritto di tutto su questa immagine. Io mi sono sempre domandato, c'è veramente gente che crede negli angeli e nei diavoli? Cioè, questa è sempre stata la mia domanda di fronte a questa immagine. Ecco, qui ormai siamo in pieno AIDS. Mi ricordo quando pubblicai questa immagine, ci furono dei giornali che rifiutarono di pubblicarla, giornali femminili, italiani. Negli Stati Uniti non fu pubblicata. La ragione fu perché non si possono far vedere oggetti pornografici in giornali distribuiti in luoghi pubblici, come per esempio i supermercati. Negli Stati Uniti fu vietata la pubblicazione di queste immagini. In Italia ci furono dei giornali femminili. Adesso credo che anche la Famiglia Cristiana li regali, dopo 10 anni. Due gemelli. Ridete? Belli, eh? Ho un premio speciale del Papa. Lo so solamente lui e io. Sono belli però, no? Tutto ciò che è in immagine è la verità. Guarda che questa è una risposta molto, potremmo fare un corso di un anno alla normale su questo. È vero ciò che è per immagine. Il nonno, del resto, i nostri nonni, come me sono sempre vecchi, eppure anche mio nonno ha avuto 18 anni. Il nonno è vecchio perché la fotografia del nonno e l'ultima fotografia è vecchio. Non c'è più una verità. La verità è ciò che è per immagine.
Guardate la situazione di ciò che vediamo in televisione, crediamo a ciò che vediamo per immagine, non vediamo mai dall'altra parte. Siamo tutti condizionati dalla verità dell'immagine, ormai viviamo in un mondo dell'immagine. Quindi è vero o è falso? È vero. È vero anche questo. Io mi domando di più, è vero o falso questo? Era, qui c'è stata una svolta importante, era il settembre del 90, il Kuwait era occupato, l'Iraq aveva occupato il Kuwait, gli americani con i 37 alleati stavano ammassando armamenti in Arabia Saudita. Io ero molto scomodo, non mi sentivo bene. E andai da Luciano e gli dissi, senti, perché non facciamo un'immagine su quello che succederà? Ormai era chiaro, sarebbe successa una guerra. E lui dice, va bene, intanto lui faceva sempre i suoi profitti. No, bisogna ridere su questo, ma d'altro è così. Non si può fare nessuna arte se chi l'ha, se il committente non ci guadagna. Purtroppo è così. È un grande problema. Insomma, sono molto contento di parlare in una scuola, anche se vedo qui tanti ripetenti, devo dire. C'è qualcuno qui che è normale ed essere dura come scuola. Vedo qualcuno. Non si passa al primo esame. E, no, la scuola, questo lo dico soprattutto ai giovani, perché in fondo studiate per che cosa? C'è un grande dramma qui. Studiamo per essere pronti a entrare in queste aziende multinazionali, anche molto belle, serie, per far funzionare tutto un sistema, col quale non sono contrario. Io non sono contrario né ai profitti né ai sistemi, solamente dovrebbero essere formati attorno a un'umanità un pochettino più umana. E qua c'è un grande problema. Quando si maneggiano grandi budget pubblicitari, soprattutto voi sapete che la Fiat spende 1.100 miliardi, 1.100 miliardi all'anno in comunicazione, e la Fiat fallirà. Pensate quello che si potrebbe fare con 1.100 miliardi. L'investimento pubblicitario mondiale è 3 volte l'investimento sull'educazione. Allora, questi sono, quando uno comincia a lavorare nel mondo della pubblicità, sono problemi che si pone, dici, ma come può essere così? Del resto io non sono un pubblicitario, sono veramente un outsider, sono stato, e sono entrato perché ero veramente curioso di vedere questo mondo. La guerra si preparava. E decisi di fare un'immagine. E pensai, cos'è per me la guerra? Mio padre faceva il fotoreporter al Corriere della Sera e da bambino, quando potevo, andavo sempre con lui a aiutare a fare le fotografie. E mi ricordo di essere andato, avrò avuto 7-8 anni, alla celebrazione in un cimitero militare, credo vicino a Gorizia. C'era il Presidente della Repubblica, c'era... E mi ricordo di essere entrato in un cimitero di guerra ed aver chiesto a mio papà, cos'è questo? Perché? E mio padre mi spiegò, ci sono le guerre, per me la guerra, sono nato durante la guerra, però è un gioco, un bambino non si accorge, non sa che magari ha un po' fame, queste cose, da bambino non ci si accorge. E disse che ci sono le guerre, e qui ci sono gli americani, di là ci sono i tedeschi, di qua ci sono i francesi, quell'altro cimitero sono gli italiani, e la cosa mi rimase impresso, mi rimasi molto scioccato da queste croci. Allora decisi di fare la mia prima immagine di guerra, questa è la mia prima immagine di guerra. E andai nel settembre del 90 in un cimitero militare della prima guerra mondiale, questo cimitero francese, sono cimitero americano, suolo francese a destra di Parigi,
ce ne sono migliaia di. È veramente, è quasi vergognoso. E fece questa immagine. Quando l'11 gennaio, credo 17 gennaio del 91, scoppiò la guerra del Golfo, proposi questa immagine ai maggiori giornali del mondo. E tutti la rifiutarono. Nessuno ebbe il coraggio di pubblicarla all'infuori del Corriere della Sera, a Milano. Forse anche perché mi conoscevano in modo particolare. Uscì questa foto e ci fu una discussione sulla mia immagine, forse più che sulla guerra. Sfruttare la guerra per vendere i maglioni, il cinismo, tutte cose che possiamo anche discutere dopo nel caso. Ma per me è stato solamente un impegno civile espresso nel mio lavoro giornaliero. Questa accusa di vendere i maglioni, io non ho mai venduto un maglione, non ne ho neanche comperati, mi toccò e disse: è interessante che quando non si fanno immagini per cercare un consenso, ci si imbatte sempre in critiche che vanno a toccare dei punti completamente quasi immorali. Tutti ormai, in ogni espressione, in ogni cosa che si fa, la si fa ormai per cercare un consenso. Questa cieca ricerca di consenso ci ha portato a rinnegare persino la nostra vera personale visione delle cose. Bene, visto che questa immagine è così censurata, voglio fare un'immagine, proprio uno si mette in testa, qual è l'immagine incensurabile? Quale può essere l'immagine che nessuno può discutere? Voglio far quella. E la feci. Eccola. Sbagliato. Ma sbagliato proprio. Quella che vedete non potrei neanche farvela vedere perché anche in Italia è stata condannata. Forse in una scuola sì. Un posto pubblico? No. Sì. Bene. Questa è la fotografia più censurata nella storia della fotografia. Quando i primi manifesti furono attaccati a Londra, credo che un'ora dopo c'erano già 800 telefonate all'advertising standard, quello che cura il livello morale della pubblicità, perché se esiste un ufficio che giudica il livello morale della pubblicità, è quasi un controsenso nei termini, c'erano già 800 telefonate di gente che si lamentava di questa nascita. Allora dissi, è interessante, andai da Luciano, che nel frattempo chiaramente il nome Benetton era conosciuto in tutto il mondo, forse di più per queste immagini che per i maglioni, anche se devo dire che tutta la sua catena di distribuzione era fatta da gente seria, quindi esisteva dietro di me un'azienda seria che produceva lana, quindi neanche un prodotto che mi dava particolarmente fastidio. Devo dire che questo è un punto molto su cui tante volte sto attento. E dissi, Luciano, vorrei portare avanti il discorso ancora. Non bisogna aver paura di non aver consenso. Quando non si ha consenso, forse è il momento giusto. Non si può essere creativi e essere sicuri. La creatività e la sicurezza sono forse le due cose più opposte che esistono. E nel mondo della produzione e consumo, con i costi che ci sono e con i guadagni e i profitti che vorrebbero avere, la sicurezza è un must, è un obbligo. Quindi è molto difficile essere creativi e produrre sicurezza.
Nell'arte non esiste sicurezza. Devo dire che la bellezza dell'arte è proprio questa. La mancanza totale di sicurezza. Nell'arte si cammina su un terreno minato, non così grave fisicamente, ma un po' così, non si sa, anzi, soprattutto nei momenti in cui non si sa più dove si sta andando, forse proprio quei momenti sono i momenti più creativi. E bisogna avere il coraggio di andare contro anche a tutto un consenso di maggioranza. Allora dissi, voglio andare avanti? Voglio portare nel mondo della comunicazione, che è un mondo di fiction, di finzione, voglio portare la realtà, quella realtà che abbiamo visto su tutti i giornali, che abbiamo già visto, ma che forse non abbiamo guardato bene. Allora ho preso il mio bambino e, come vedete, l'ho portato nel mondo della realtà, di oggi. Era quella di 15 anni fa, ma è ancora quella di oggi. Non cambia mai niente. È sempre uguale, purtroppo. E eccoci nel mondo della realtà. Eccola qua. Degli avvenimenti atmosferici, del lavoro infantile, della sedia elettrica, dell'evoluzione della specie. No, poi fece un giornale con questo titolo, dopo lo faccio vedere, dell'AIDS, quindi conoscete tutta la storia di questa immagine, cosa c'entra l'AIDS con i maglioni, ma l'AIDS con i maglioni non c'entra niente, c'entra tutto. Cosa c'entriamo noi con l'AIDS? Della stampa che è più veloce della giustizia, dell'essere diversi anche coi propri simili, dell'immigrazione. Dell'altra bellezza, del riciclaggio di chi è grasso e ricco, di cose nostre. E qui era un manifesto sulle DS, e questa è una storia che vi voglio raccontare. Ero negli Stati Uniti, Midwest, credo nel Wisconsin. Non so se ero io nel Wisconsin, ma comunque all'università in Wisconsin stavo guardando le news delle 6 di sera in un motel. E queste news mi facevano vedere un giovane che camminava nudo, attorniato da un'altra telecamera, erano due telecamere, quindi ce n'era sempre una in campo e l'altra la riprendeva, e da suoi compagni ventenni che battevano le mani, e lui camminava nudo e camminava verso l'università. Arrivato all'università c'era questa grande scalinata, sui bordi della scalinata c'erano tutti i suoi compagni che battevano le mani, e in mezzo c'era il preside che gli venne incontro di corsa. Non capivo, poi ho cominciato a capire che era uno studente all'università, perché c'erano dei cartelli, c'era l'AIDS e tutto questo, ho capito. E gli viene incontro il dean, il preside, che con un asciugamano, invece di coprirgli le parti esposte, devo dire, in un paese come gli Stati Uniti, dove prudeness, dove la parte sesso, insomma, è un problema, insomma, invece di coprirgli gli organi, gli coprì il braccio dove lui si era tatuato HIV positivo. E la cosa mi colpì. Devo dire, questo giovane, veramente in gamba. Questo era un attivista che faceva della comunicazione ai suoi compagni, che voleva informare i suoi compagni che l'AIDS era una cosa seria, nel momento in cui invece Reagan diceva che era una cosa solamente per omosessuali. In un momento particolarmente drammatico di questa percezione, di questo riconoscimento, di questo flagello.
E io feci una campagna così, eccola, che suscitò le ire in Francia. Ogni paese ha i suoi lati strani. Questo fece imbestialire i francesi. Forse non so, uno storico collaborazionismo, non lo so. Ci sono state scritte delle ragioni per questo. Una serie di ritratti, ci fu anche la Biennale di Venezia, ci fu su questa esposizione di 460 ritratti. E questa è una bella storia. 1993, primo dicembre, primo giorno dell'AIDS a Parigi. Due mesi prima dei miei amici di ACT UP. ACT UP era un'associazione di attivisti contro l'AIDS. Mi disse: Oliviero, cosa si fa? E io dissi: mettiamo un preservativo all'obelisco in Place de la Concorde. Sì, figurati, si può, perché no? E dice: sei matto? Va in prigione. Cosa succede? Devi mettere in prigione. Nei corridoi della Benetton incontrai un avvocato, uno degli avvocati dell'ufficio legale Benetton, ce ne sono sempre tanti di avvocati, e gli chiesi: scusa, se io dovessi mettere un preservativo sull'obelisco, una bella domanda, perché gli avvocati sono anche quelli divertenti. Io ne conosco uno a Firenze che si diverte sempre con i miei problemi. Se io dovessi mettere un preservativo sull'obelisco in Place de la Concorde a Parigi, cosa succederebbe? Sito matto, è Benetton, era. Sei matto? No, ma dove si fa? Ma sei matto, metti sul preservativo, fai un danno alla colonna, casca la colonna. Non fare niente. No, ma non faccio niente. Una domanda così. Ma chi va di mezzo? Beh, andaria di mezzo il signor Luciano, perché alla fine è una piccola azienda, pur essendo grande. Andrebbe di mezzo Luciano Benetton, presidente. Allora vado in ufficio Luciano e dico: senti Luciano, tu non dovevi andare in Giappone alla fine di novembre, inizio di dicembre? Sì, vado in Giappone. Vai in Giappone. Ah, bene. Perché? No, vai in Giappone, vai. Sarà bellissimo. Luciano Benetton parte per il Giappone. Faccio costruire questo preservativo di questo tessuto da rosa, da paracadute, perché qui sembra piccolo, ma guardate quanto è grande un'automobile. Non è uno scherzo un preservativo così. E la mattina del primo dicembre 1993, al buio, perché è ancora buio, era prima delle 7, verso le 7, in mezzo al traffico parigino, c'è questo grande camion di trasporti speciali che nel traffico parigino veniva, si avvicinava a Place de la Concorde. Io avevo già chiamato tutte le televisioni del mondo e ho detto: ci sarà una sorpresa. Arriva questo camion, chiaramente la polizia, la cosa era così grande che dice: è impossibile, sia una cosa illegale. Anzi, la polizia aiutava. Poi i francesi, quando c'è da fischiare, con le moto, tutto fermo il traffico per il mio camion, delle risate, noi fantastiche. Arriva questo camion, ho anche un video, ma basta la foto. Alza questo preservativo che casca, fantastico. Nel silenzio della mattina, del traffico, in quel momento le automobili, boom, boom, ci prendeva un disastro, tutti guardavano là, sì, dei tamponamenti incredibili a catena, con la polizia così, camion parte, finché arriva un messaggio, perché ci sono le telecamere, non si scherza, tra l'altro c'erano le telecamere anche sull'obelisco che sono state coperte, a un certo momento non hanno visto Rosa, al centro della polizia a Parigi. Beh, insomma, dopo circa un'ora e mezza è arrivata la polizia, hanno tirato giù tutto, è finito. Comunque questa è la dimostrazione che bisogna aver passione. Non tutte le regole servono. È andato? No,
Neanche Luciano ha dato briciole, no. Ma no, non bisogna mai ascoltare gli avvocati. Gli avvocati dicono sempre di no. Io non ho mai sentito un avvocato dir di sì. Voi avete sentito un avvocato dir di sì? Se dice sì, ha risolto il problema. Chi è avvocato qui? Nessuno? Avvocato? Avvocato? Ah, buongiorno, avvocato. Un avvocato che sorride. Eccoci qua nel mondo moderno del vero potere. Non c'è più bisogno degli eserciti per conquistare, ci vogliono le televisioni. Vengono da tutti i posti caldi del mondo, sono veri. Messico, Sudafrica, Gaza, tutti i posti caldi. Una ricerca fatta da uno dei miei giornalisti di Colors. Un metro per posto. C'è anche quello del nostro giardino, credo sia il quarto dall'alto, quello verde, quello al supermercato. Questa è l'immagine, simbolo, il marchio, il logo di fabbrica. Siccome non ero d'accordo nel spendere tutti questi soldi in pubblicità, disse a Luciano, invece di spendere in pubblicità, facciamo un centro di ricerca della comunicazione. Invitiamo i giovani, borse di studio, paghiamo i giovani con talento e feci questo centro fatto, disegnato da Tadavando, un centro molto bello, architettonicamente, in funzione adesso. E dal 93 al 2000 ho creato questo centro diretto, ci sono stati tanti giovani che sono venuti, abbiamo fatto dei film, abbiamo fatto collaborazione di comunicazione per vari fini e scopi. Questa era l'immagine, il logo di questa fabbrica. Ecco. Era il 93. Ce l'ha col video dopo, lo vediamo. Era il 93. Devo dire che io non guardo mai la televisione. Non ho mai avuto un televisore in casa mia. Mi rifiuto di guardare la televisione perché comunque si vede lo stesso. La televisione è come l'ossido di carbonio, c'è da fare, anche se uno non ha la macchina, però respira. E leggo i quotidiani. E leggevo i quotidiani e in quel periodo, nel 93, c'era una pagina e mezza sull'eventuale, forse, divorzio fra il principe Charles e Lady Di, divorzio allora, e poi c'erano dei trafiletti molto piccoli sulla guerra in Bosnia, la guerra della ex Jugoslavia. E mentre facevo queste riflessioni, sempre di più, tutti i giorni proprio guardavo il peso di questa guerra che non volevamo vedere, non volevamo saperne, e le altre notizie che invece sono l'etica dei giornali, perché il giornale in fondo è anche lui un prodotto. Che differenza c'è fra un giornale e la pubblicità? La pubblicità serve per far comprare. E dovrebbe servire anche per informare, potrebbe servire per informare. Il giornale dovrebbe informare, però è un prodotto che bisogna comprare. Quindi deve essere fatto anche sotto una forma che vada bene con il mercato, perché è un prodotto come tutti gli altri. Allora, sui giornali c'era con queste notizie di sport, di Lady Di, di Chan, e la guerra era molto poco. E mentre facevo queste riflessioni, mi arrivò la lettera da una studentessa dell'Università di Sarajevo. L'ho ancora questa lettera. Sociologia studiava. Che mi disse, Toscani, io forse le chiedo una cosa assurda, ma io ho visto che tutte le volte che lei tocca un problema e lo mette nel mondo della pubblicità, la gente ne discute. Bisognerebbe un po' discutere di questo che sta succedendo. In fondo io allora ero a Treviso, quindi 300 km di distanza, girato l'angolo, la stessa distanza che c'è fra là e la Toscana. Allora pensai, come posso raffigurare una guerra che non vogliamo che esista e che non vogliamo vedere? E pensai di fotografare gli indumenti di qualcuno morto in quella guerra. Allora, attraverso la Croce Rossa, chiesi
e mi furono mandati questi indumenti, poi ci furono delle speculazioni da giornali tedeschi, è vero, non è vero, vi posso garantire che purtroppo è tutto vero. Aprì sto pacchetto e feci la foto così, in fondo come le mie fotografie sul fondo bianco, non cambia mai niente, è sempre la stessa immagine che si fa. Sopra, in questo pacchettino, come vedete scritto in serbo-croato, c'era un foglio di quaderno dove c'era scritto: questi sono gli indumenti di mio figlio Marinko Gagro, morto a Mostar, nato nel 63, morto a Mostar, e se questo vi può servire per la pace potete fotografarli. Quello è quello che sta scritto là in serbo-croato. Contemporaneamente mi fu chiesto dal Parlamento europeo, fu chiesto a una serie di artisti di fare un video di circa 2 minuti su quello che ognuno di noi pensava della guerra che succedeva. Vorrei farvelo vedere, fu proiettato poi da tutte le televisioni, ma al Parlamento, questa nella versione italiana. Era Natale, era dicembre, quando tutti sono molto occupati di quello che deve succedere a Natale. Vediamo la luce. Particolarmente, perché è tutta pensata nei minimi dettagli, la ricerca di una mano di questa forma, i chicchi, ecco, questo è ciò che trovo sia un buon risultato del mio lavoro. E poi ho aiutato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dando cose che ancora adesso la Benetton fa, per fortuna continuano certe cose, utilizzando il budget pubblicitario dell'azienda per portare avanti dei discorsi d'aiuto. Questa campagna fatta in una scuola di ragazzi con Down syndrome, sempre aiutati da volontariati, eccola qua. Questo è un catalogo campagna fatta a Gerusalemme, dove siamo andati a ricercare ebrei e palestinesi che hanno un rapporto d'amicizia, anche profondo, famiglie. Ho fatto tutto un catalogo utilizzando persone palestinesi e israeliani in questa condizione. Era il 5 anni fa forse, no. Ecco, avevo già deciso di andare via dalla Benetton 2 anni prima che sono andato.
perché ormai ho una certa età, ecco, mi manca ancora poco per poter fare ancora qualcosa d'altro. E poi Fabrica, pur essendo un grande e bellissimo progetto, aveva veramente il limite di essere legata solamente a un marchio, pur essendo questo marchio molto, molto comprensivo in quello che facevano. Non ho mai avuto dei veri problemi per ciò che volevo fare con Fabrica, però volevo fare una fabbrica un pochettino più libera, cosa che spero di fare in futuro. Però prima di andare via volevo fare questa campagna contro la pena di morte. E ci ho messo più di 2 anni per poterla realizzare. Da quando ho deciso di fare una campagna contro la pena di morte a quando sono riuscito a pubblicarla, sono passati poco più di 2 anni. Questo da tutte le complicazioni di fare una cosa così. Dalle domande alle prigioni, e chiaramente una campagna contro la pena di morte la si può fare solamente negli Stati Uniti, perché è l'unico paese che permette di fare una cosa. Ha la pena di morte, ma nello stesso tempo è l'unico paese che permette di andare a documentare questo. Questa è la grandezza, degli Stati Uniti. Cioè, si può criticare, ma dall'altra parte si può, è anche il paese che permette di fare delle cose che altri paesi non permettono. E decidi di fare questa campagna, che fra l'altro c'è l'apertura, c'è stata l'esposizione a Firenze, a Fortezza d'Abasso, e dopodomani, il martedì, ci sarà questa mostra, questa esposizione sarà al Parlamento di Bruxelles, anzi dovrò andare, sarà l'apertura al Parlamento. Esattamente come la vedete, sono grandi, grandi ingrandimenti, alti 3 metri per 2, con questi persone condannati a morte. Come vedete, tutto assurdo. Andare a fare un catalogo di vestiti in un posto di persone che vogliamo uccidere. È contrario a tutto il sistema, è opposto a ciò che il marketing richiede. Del resto, se volete fare qualcosa di interessante, fate esattamente il contrario di ciò che il marketing richiede. Forse anche lo studio. Queste frasi sono frasi fatte, prese dall'intervista che ho fatto a ogni detenuto. Tra l'altro esiste anche un video, se avremo tempo lo vedremo. E queste sono le immagini all'interno dei Bracci della Morte. Come fotografo mi sono domandato come posso risolvere un problema così. Allora uno comincia a pensare, porto le lampade, porto... E alla fine ho detto, bisogna solamente fotografare lo sguardo. Sapete tutti l'inglese? Penso che c'è gente a cui piace vedere altre persone soffrire e essere uccise. È duro continuare a sperare ogni giorno. Lui è libero. Da 6 mesi. Abuso della polizia. Avevano bisogno di un capo respiratorio, veloce, a Chicago. Ma è stato in prigione qualche anno. Sempre con la paura dell'esecuzione. Lui purtroppo è un mass murderer, uno serial killer. La televisione è una grande influenza, qui dentro la chiamiamo il grande mostro. Lui è libero, era accusato dell'omicidio di una prostituta nera, apparteneva a un gruppo nazista nel Nebraska.
comunque adesso è libero. Hanno trovato il vero omicida. Ogni giorno è un altro giorno. Di origine siriana, credo palestinese, lo chiamano Siriani di cognome, è arrivato, non aveva, è stato registrato come Siriani. È successo molto nell'immigrazione negli Stati Uniti, ci sono tanti genovesi, tanti lucchesi, tanti, perché arrivavano, non avevano documenti, WAPS, without passport. Dice, da dove viene? Da Lucca, lucchesi, lucchesi. Lui si chiama Siriani. È arrivato negli Stati Uniti con la moglie velata e la figlia, e dopo un anno ha cominciato a vedere che la moglie e la figlia si toglievano, ha avuto un trauma, toglievano il velo, ha avuto un trauma e ha ucciso la moglie. Non sono andato per dimostrare chi è innocente e chi è colpevole, non spetta a me dire questo. Sono semplicemente contro la pena di morte. È chiaro che questo discorso è normale farlo nel nostro paese, ma mi posso dire che ci sono tanti paesi dove esiste ancora questa procedura e appartengono alla razza umana come apparteniamo noi. Lui è stato giustiziato 3 settimane dopo che gli feci questa foto. Strano, gli dissi, Harvey, si chiamava Harvey, come vuoi essere fotografato? Prese la Bibbia e disse, voglio essere fotografato così perché penso che ho ancora poco tempo. Voglio essere ricordato così. Sono la mia casa. Di origine messicana. Immigrato. Il suo processo sarà rivisto. C'è un problema della difesa. Questo, vi dico, sono successe queste cose nel frattempo, da quando ho pubblicato questo lavoro. Cercavo un mondo perfetto una volta. Il suo processo sarà rivisto perché il suo difensore dormiva durante il processo. Anche lui ha un problema di serial killer. I genitori non spendono abbastanza tempo con i loro figli. È nato in prigione, da genitori in prigione, cresciuto in prigione, violentato in prigione, abusato in prigione, lasciato libero e ha cominciato a fare esattamente quello che gli è successo da giovane in prigione, ammazzando la gente, è stato rimesso dentro. Il suo caso è studiato da scienziati perché la sua conformazione somatica, fisica, mentale, è di interesse scientifico. Uno sguardo incredibile, eh? Devo dire che come fotografo, dopo il primo giorno che sono stato a questi bracci dell'amore, perché il lavoro è andato avanti un anno, sono tornato a casa, dico, ma qui bisogna trovare un modo per fotografarli. Questo sguardo, questa tensione, questa paura, questa nevrosi, come si può immaginare? Lui è stato il simbolo, Jerome Mallet, della mia campagna. La vecchia legge dell'occhio per occhio lascia il mondo cieco. Eccole qua, questa era la campagna, dei giornali in tutto il mondo, condannato a morte. Nome?
chiaramente tutto questo ha suscitato grandi critiche, lo sapevo. La Benetton ha rinnegato la campagna e allora lì ho capito in fondo che avevo capito che era il momento di andarmene via. Jerome Mallet è stato giustiziato 15 giorni dopo che la Benetton è andata a chiedere scusa e pagato una cifra per scusarsi della campagna negli Stati Uniti. Bene, adesso abbiamo ancora tempo, no? Avevo detto 2 ore, ancora mezz'oretta. Siete stanchi? No, bene, grazie. Che bravi. Allora, volevo spiegarvi, volevo farvi vedere delle immagini. Durante tutto quello che avete visto, le mie fotografie, i giornali, campagna Benetton, nel 90 decisi di fare un giornale. No, in realtà Luciano Benetton mi chiese di fare un house organ, voi sapete cosa è un giornale interno delle aziende che raccontano le partite di calcio. Siccome in Benetton c'erano tante squadre di pallavolo, pallacanestro, Formula 1, dice, perché non mi fai un house organ? E dico, sì, ti faccio un house organ. Un house organ. E pensai di fare un giornale, un vero giornale. Come sono fatti i giornali? I giornali sono fatti con le news, con le notizie, e con le celebrities, con le persone famose. E pensai di fare un giornale senza news e senza celebrities. In un mondo di giornali dove tutto funziona allo stesso modo, forse si può provare, si può sempre provare. E decisi di fare un giornale basandomi da una parte cominciamo così, poi lo mettiamo in automatico, da una parte con la pubblicità che avete visto, con la stessa filosofia, e dall'altra parte con le celebrities, ma visti in un altro modo. Chi sono i principi del giorno d'oggi? I re, le regine, i travestiti, la regina delle questi sono, credo sia cipolle, la regina delle cipolle e la regina d'Inghilterra, il re del tanga. E cosa sono i baci? Capite, questa non è una news, sono news mondiali. E l'immigrazione. L'immigrazione porta nuovo sangue, nuovi cibi, nuove musiche, nuovi film, nuovi credi, nuove possibilità romantiche e nuove scuse per fare festa in un vecchio mondo. Questo era il mio statement editoriale sull'immigrazione. E tutto il giornale, come vedete, è sempre di formato diverso. Ogni numero aveva un formato diverso. Una volta era grande come National Geographic, poi era grande come New York Times, poi era quadrato, vedrete tutte forme diverse. Contrario al marketing, contrario all'economia, contrario a un profitto becero. Però il giornale ha avuto un grandissimo successo, è stato il giornale su tutti i tavoli dell'avanguardia editoriale, che ha fatto veramente scuola. Il giornale veniva fatto da studenti, primo lavoro, non volevo nessun giornalista, perché un giornalista mi avrebbe portato ciò che esisteva già negli altri giornali, quindi avevo una squadra, eravamo in tutto in 10, completamente nuovi e pieni di entusiasmo. Ho iniziato il giornale a New York, perché chiaramente era il posto con più tribù, con più diversità, e sono riuscito a mettere insieme una bella squadra. Da New York siamo andati a Roma, da Roma siamo andati a Parigi, poi siamo andati a Fabrica, era mia intenzione, ho già organizzato tutto per andare a Bombay i prossimi 3 anni, poi sono andato via dalla Benetton, ho lasciato il giornale, ho lasciato tutto. Ogni numero del giornale era un tema. Poi per esempio si parla di religione, il numero della religione. Come vedete ognuno ha i cattolici, i musulmani, gli indù, i protestanti, i buddisti, ognuno ha i suoi problemi, come vedete,
è sviluppato tutta l'iconografia delle problematiche per ogni religione. Ogni numero di Colors aveva un tema, come la religione, e attorno a questo tema si parla di architettura, di lavoro, di sesso, di tutto quello che i giornali parlano. E di moda, per esempio. Qui siamo andati a fare le collezioni, come vedete, i grandi nomi, Gautier, Saint Laurent. E come vedete l'evoluzione della specie. Quanto costa un corpo? Quanto costa un essere umano? Da 100 milioni di dollari, che era la polizza di Maxwell, a 11 centesimi di dollaro, che è quanto costa quando si ha un parente ucciso in Cina, condannato a morte, quando la famiglia deve pagare per il proiettile utilizzato per ucciderlo. Allora, l'analisi di quanto costa un essere umano. E poi, cos'è sexy? I ragazzi del Colo telefonavano, cos'è sexy per lei? Ognuno dava il suo, pure in mezzo a un russo ai tempi, nel 90. Questo giornale c'è ancora, adesso c'ha un po' più di news e celebrities, però l'impostazione grafica è rimasta. Questo era un numero quadrato, come vedete, sulla razza. Sulla razza, gli atteggiamenti, le bugie, la verità, il potere, le prime date e il sesso. E come ci chiamiamo uno con l'altro. Come vedete il giornale era sempre in due lingue, in questo caso tedesco-inglese, però c'era anche sempre l'inglese, italiano-inglese. Qui è come ci chiamiamo nel mondo, uno con l'altro, siamo tutti molto gentili, ci trattiamo molto bene. Poi c'è veramente una differenza, c'era un'analisi. Se c'è, e cosa succederebbe se la regina fosse nera? Forse ci sarebbe una musica migliore. Bel ritmo. Schwarzenegger, con un nome così, non può che essere così. Spike Lee è sempre stato bianco, il Papa cinese e Michael Jackson uno svedese. Poi la moda nella razza, eccola. E poi andavamo nelle strade. Cosa succede nelle strade? Quali sono gli oggetti di difesa, di aggressione per la strada? Dal più sofisticato al più primitivo. E le tribù a Napoli, per esempio, che tribù ci sono? Eccole qua, le nuove tribù, le vecchie tribù. E la spazzatura, i vecchi simboli, i monumenti. Abbiamo pensato dei nuovi monumenti, per esempio l'American Express, Piazza Rossa, Taj Mahal, Mickey Mouse, Madonna, il preservativo in Piazza San Pietro. Numero sull'ecologia. Ecologia adesso, eccola. Come vedete è un giornale fatto di immagini dove un testo e immagine si incrociano e insieme fanno una terza immagine, quello che dovrebbe essere il giornale. Il mangiare nell'ecologia, ecco quanto si consuma in Giappone, in Inghilterra e in Nigeria. Devo dire che abbiamo avuto tantissimo successo nelle scuole, sono andato in giro in licei e scuole medie soprattutto a raccontare questo giornale. Un numero sull'AIDS, parallela a quella campagna che avete visto nell'AIDS, usciva il giornale. Parliamo di moda, di sesso, di morte, di SIDA, di AIDS, parliamone veramente, questo era il titolo. Allora, che cos'è? Questo qua era l'inglese, francese. Cos'è l'AIDS? Le bugie. Si dice che prenda solamente i neri, che prenda gli omosessuali, erano tutte le bugie del momento. Allora, si prende qui. Allora, spieghiamo da che liquidi si prende. È chiaro che tutto deve avere però un'estetica interessante, perché si parla dei giovani. E qui, nella saliva, e qui si prende l'AIDS. E la notte scorsa Sara e Miguel hanno dormito insieme,
e hanno avuto rapporto con tre persone ognuno di loro, i quali hanno avuto a loro volta rapporto, e in 7 anni queste persone avranno avuto rapporto con 1460 persone, e in 12 anni è il tempo, queste persone avranno avuto rapporti con 531.441 persone. Ci vorrebbero altre 728 pagine così per far vedere il rapporto e la trasmissione del SIDA, dell'AIDS. La religione, i miracoli, le sette, la tecnologia, i capelli, la estasi, il cibo, la moda, Gerusalemme, i souvenir. Tutto un numero sulla religione. Chi è Dio? Ognuno ha un suo Dio. I segni divini. Ecco, no, questo qua era italiano e inglese. Sono io. Alcuni, ecco, potete leggere, no? Alcuni dicono che fosse figlio di Dio, falegname, tutto fare, che diede del vino ai suoi seguaci, fu ucciso a 33 anni. Quasi 2 miliardi di persone credono che sia Dio. Dice, invece quello di destra diceva di essere figlio di Dio, ex giardiniere, benzinaio, che diede birra ai suoi seguaci, è stato ucciso a 33 anni. Più di 200 persone credevano che fosse Dio. Guaco. Questo è il mercato. Come vedete è un giornale molto particolare, dove un oggetto molto semplice poteva diventare un simbolo importante. Estasi. Questo numero sullo shopping per Natale, speciale shopping. Shopping, $98.000 questa pistola da borsetta. Uno si domanda come fanno a spendere $98.000, scusate, per comprarsi una pistola. Per far cosa? Numero sullo shopping. Degli oggetti speciali, come vedete. Sport, senza news e senza celebrity. È possibile. Le palle, i rumori dello sport, le espressioni dello sport, dove fa male, dove si può giocare. Speciale viaggi, tutti viaggiano. Ecco. Perché andare via? Perché viaggiare? A vedere cosa? Viaggiare, tante persone viaggiano, anche obbligate a viaggiare. Eccoli. Poi siamo andati a trovare delle città, questa è Londra in Africa, credo. Ci sono sempre delle città famose da qualche parte del mondo. E poi bisogna sempre stare sulla strada, perché non bisogna perdersi. Numero sul paradiso. Ecco, come vedete questo è un giornale molto speciale, mi sono molto divertito a fare, non è detto che lo rifaremo, che faremo ancora un giornale, ancora un pochettino più avanti si potrebbe andare con un giornale del futuro. Lo faremo qui alla normale, per esempio. Ah. Allora, vediamo, ogni 2 secondi va bene? 2 secondi facciamo. Sono gli oggetti del paradiso. Quando uno pensa, abbiamo domandato cos'è il paradiso, questo è un numero fatto senza testo. Un giornale senza testo. Abbiamo provato a fare un giornale senza testo. Visto che senza testo, questo è un numero sulla guerra. Lo shopping della guerra, perché si comprano queste cose, si producono gli oggetti come vengono usati, perché vengono disegnati, per fare cosa. E mentre vedete queste immagini di Colors, vorrei leggervi un testo che ho scritto per voi. I media nutrono le nostre paure. Potete non ascoltare se volete, perché magari è noioso. Comunque i media nutrono le nostre paure. Dalla nostra Torre d'Avorio tutto ci sembra relativamente bello e quasi perfetto. L'eccitazione per le nuove tecnologie e tutti i possibili e pensabili software giustificano la nostra inerzia. Siamo ossessionati con la comunicazione, le tecnologie e i media.
Stupidamente pensiamo che in qualche modo tutto ciò salverà il pianeta. Invece tutto questo ci tiene così falsamente occupati che non ci lascia alcun tempo per pensare seriamente a qualsiasi cosa. Stiamo diventando tutti molto pigri. Nel frattempo, 80% degli abitanti del pianeta non ha mai sentito uno squillo del telefono, meno del 7% del mondo è online, o meglio, il 93% della popolazione mondiale non ha accesso a internet. Ciò che noi consideriamo digital e technological divide è chiaramente più uno scisma, una differenza, un incolmabile baratro della Terra che agisce più come una barriera proteggendo e arricchendo coloro che posseggono da quelli che non posseggono nulla. Quest'anno nasceranno 100 milioni di bambini. Oggi il mondo si arricchirà di altre 230.000 persone. Il 97% di questi bambini nascerà nel terzo mondo. Fra 50 anni l'Europa avrà il 25% in meno della popolazione attuale e il Giappone 21 milioni di persone in meno. Nel 1900 l'Europa aveva 3 volte la popolazione dell'Africa, ma nel 2050 l'Africa avrà 3 volte la popolazione dell'Europa. Se il mondo dovesse restringersi a 100 individui, con le attuali statistiche, 6 persone possiederebbero il 59% della ricchezza e 50 soffrirebbero di malnutrizione. Questo significa che nei paesi del ricco primo mondo sempre meno persone si dividerebbero il benessere e le ricchezze, mentre nei paesi in sviluppo del terzo mondo le risorse saranno sempre più limitate. I ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri. Si potrebbe pensare che vorremmo dividere un po' di questa nostra ricchezza, ma di fatto gli aiuti ufficiali fra i paesi ricchi e quelli paesi poveri è calato del 25% fra il 1992 e il 97 e adesso è ai livelli più bassi degli ultimi 40 anni. Non ascoltate, guardate. Ascoltate? Va bene. È facoltativo. Globalmente 2 miliardi di persone soffrono da fame dovuto a un'ingiusta distribuzione e uso del terreno, all'erosione, alla mancanza di infrastrutture, per politiche assurde, estrema povertà e impossibilità di accedere al mercato del cibo mondiale. Non c'è nessuna ragione che ci sia qualcuno che soffra di fame e di sete. Il problema è la povertà e l'ineguaglianza piuttosto che la tecnologia, la distribuzione e i sistemi politici più che la produzione. I problemi saranno nella distribuzione e nell'accesso a sempre più scarse risorse. In realtà ci sarebbe cibo a sufficienza da distribuire se ci fosse migliore organizzazione dell'agricoltura, migliore governo delle acque, serie riforme terriere, più allevamenti ittici, energia rinnovabile e smettere con la dieta occidentale di carne. Tutto questo darebbe la possibilità di nutrire i 10 miliardi di persone previste attorno al 2050. Le statistiche, alle quali si ricorre sempre di più, nascondono i veri problemi umani. Ci nascondiamo dietro un muro di cifre percentuali, un muro di informazioni, sperando contro la speranza che il mondo della vera sofferenza individuale rimarrà virtuale. Un mondo nel quale la morte e la sofferenza sono problemi per qualcun altro, dove ogni lontana suggestione di vera emozione può essere seppellita sotto infinite pagine di ricerche e di statistiche. Oggi la comunicazione, la tecnologia e i media sono come delle colas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, eccetera, senza sostanza, saporizzati e colorati artificialmente, bevande infinitamente riproducibili, basate sulla memoria di dipendenza che addolcisce i nostri bisogni. Non c'è potenziale di sostanza o di nutrimento e nessuna qualità al di là dell'immediato bisogno di sete. Una sete di che cosa? Un infinito bisogno di riempire lo spazio, quel vuoto lasciato quando non siamo nutriti intellettualmente o veramente soddisfatti o amati. Siccome non abbiamo il coraggio di amarci, abbiamo bisogno di un amore sostitutivo e quindi modelliamo i media ad effettuare questo ruolo virtuale per noi. Così quando si usa glutammato di sodio il cibo è saporito, crea dipendenza, ma può lasciare prostrati e stanchi con un gran mal di testa, lasciando una traccia di tossicodipendenza e come i tossicodipendenti si ritorna per consumare sempre di più, cancellando le memorie del passato, ma non abbastanza liberi per vivere il presente
o per immaginare un futuro alternativo diverso e possibilmente migliore. Oggi tutto è marchiato e condizionato dal marketing. Branding significa esattamente questo. Un logo che brucia, un segno di proprietà stampata per sempre nel nostro cervello. Un marchio ti fa sentire parte del branco, del grande allevamento globale, dove differenza significa alienazione. Nessuno vuole diventare una pecora nera o perduta. Così siamo tutti agnelli delle macellerie multinazionali. Il marchio è una tessera societaria. Significa appartenere al club globale, nella gara contro la mortalità. Una corsa contro il tempo che cerca di fermare la morte che ci insegue morsicandoci i talloni. I marchi non nutrono l'umanità, ma si nutrono di essa. Per esempio, il 7% dei guadagni dell'esportazione degli USA sono attualmente legati a proprietà intellettuali da brevetti dei marchi, da medicine anti-AIDS e marchi come Disney, McDonald's, Microsoft, Nike, eccetera, eccetera. La realtà è sempre più virtualizzata e quindi il marchio è percepito come avente più valore dei prodotti, del cibo e delle medicine salvavita. La semplificazione del mondo in marchi facili da ricordare la si paga al prezzo della ricchezza della diversità, al prezzo dell'orgoglio e identità locale. Questi grandi fratelli sono cannibali. Si appropriano delle culture indigene e le regurgitano con artificiale autenticità. Questo si scontra frontalmente con il senso di autofiducia, quella fiducia di essere capaci di sopravvivere. Si soppiantano culture popolari con un imbecille semplicismo che proviene sempre da qualche altra parte del mondo, usando i mezzi della tecnologia, dei media, della paura e della dipendenza per fare tutto ciò. I brevetti dei marchi uccidono la gente. Come tutti sappiamo, i brevetti sono la ragione dietro i prezzi astronomici delle medicine anti-AIDS. Il cartel delle grandi industrie farmaceutiche che producono queste medicine usano brevetti internazionali per obbligare i paesi bisognosi a non usare generiche copie di queste medicine che potrebbero potenzialmente alleviare milioni di persone dalla sofferenza. Invece, sanzioni e condanne di diritto internazionale sono minacciati contro i paesi che non si adeguano a queste regole, specialmente i paesi dove c'è il maggior bisogno, la più alta percentuale di AIDS e il più basso guadagno. Milioni moriranno per questo marchio brevetto mafia mentalità. Il ricco diventa ancora più ricco, il povero ne paga le spese. Stiamo andando a piena velocità verso una fisica clonazione umana. Stiamo velocemente diventando un mondo di moltiplicabili identici gemelli. Il futuro è visto come un posto dove l'evoluzione scientifica e tecnologica, combinate col branding, creeranno un senza colpa, senza pena, senza dolore, luccicante, sterilizzato mondo virtuale. Un mondo nel quale il possibile brutto della realtà umana sarà escluso per paura di rovesciare i codici. Mentre cerchiamo di ridurre tutta la vita a un set di codici patentati, il peggior rischio è quella di un'evoluzione naturale. La differenza diventa nemico dello stato delle cose. La società non vuole essere originale, ma una copia di se stessa. Le moderne architetture hanno uno stile revival e nostalgico. Ogni città ha una versione turistica di se stessa, una serie di Holiday Inn, di pitture riprodotte, che ornano i muri di infinite camere identiche. I media non sono creativi, sono riproducibili, scegliendo di pubblicare cliché clonati da una tavolozza di idee prefabbricate. Tutto deve essere riproducibile. La mediocrità è a pieno regime. Non c'è più vero sesso o procreazione. Adesso c'è la riproduzione senza sesso, la pornografia della promessa. L'immortalità attraverso la clonazione. I media sono stati sterilizzati a senso unico, autoriproducendo monocultura. Una fantasia di eccitazione e promesse. Un posto dove Disney e sperma sono congelati per futuri revival. I media, la tecnologia e la comunicazione nutrono le nostre paure. Rinforzano le nostre insicurezze più profonde. Siamo convinti che la nostra futura sopravvivenza dipenda dalla ricchezza materiale e dal potere, evolvendosi in sistemi altamente sofisticati di software, soluzioni finali
tutti condizionate e aiutate dalle armi delle proprietà intellettuali. Gli intellettuali, creativi e artisti sono in prima linea in questo esercito di collaborazionisti mentali. Ma abbiamo bisogno di media, di comunicazione e tecnologia. Ci sono molti esempi dove queste espressioni hanno il coraggio di rischiare di essere differenti, che vanno al di là dei profitti e delle necessità dei committenti. Il nostro spirito necessita questa creatività. Così, in mancanza di fede, ideologia, sensi religiosi, le immagini editate accelerati, la piatta vuotezza dello spazio cibernetico, le immagini digitali ci nutrono lasciandoci bisognosi di un supporto ad un livello esistenziale. La nostra esistenza sta diventando subumanizzata e quindi cerchiamo qualcosa di reale. La musica, la pittura, la scrittura, i film, le immagini, tutto è stato sterilizzato e convertito digitalmente, deciso da avvocati, produttori, uomini marketing, pubblicitari e focus group, editato per accontentare le richieste dei mercati. Gli artisti dovrebbero avere il potere di liberarsi finalmente delle loro paure. Il futuro ha bisogno di permettere all'artista vero potere e responsabilità. Oggi i media e la comunicazione si nutrono delle persone che invece dovrebbero servire. All'origine avrebbero dovuto essere un servizio pubblico, ma ora sono degenerati in uno strumento di manipolazione economica. Sarebbe ora di sovvertire questa situazione. I media e la comunicazione potrebbero veramente servire l'umanità. Potrebbero essere dei mezzi creativi di ricerca di quel nuovo linguaggio che stiamo cercando per simbolizzare e identificare la condizione umana e gli sforzi sociali, per capire e spiegare questo nuovo mondo che ci sta venendo addosso con la velocità di un meteorite. Potrebbero essere usati per aiutare ad arricchire l'umanità nella fatica di meglio esprimersi in questo mondo. Potrebbero essere insegnati come professioni in società meno privilegiate per aiutare le future generazioni a connettere con il resto della società e permettere loro un futuro migliore. Questo genere di media e comunicazione e design e architettura e arte può sfidare e mettere in discussione idee e rompere le regole, distruggere i preconcetti e i conformismi che ci governano e condizionano. Ma non è mai stato nell'interesse di certi sistemi che noi fossimo capaci di pensare. Perché chi pensa può essere creativo e la creatività è sempre sovversiva. I creativi dovrebbero rompere questo cerchio, distruggere questi codici e aiutare ad incoraggiare un pensiero libero. Questo potrebbe generare genuina bellezza e darci la possibilità di creare in libera espressione con veri e profondi significati con il mondo che ci circonda, senza essere condizionati dal profitto. Dobbiamo avere il coraggio di rischiare d'essere diversi. Dobbiamo avere il coraggio di rischiare d'essere diversi. Nessuno deve essere affamato culturalmente, fisicamente e spiritualmente. I canali di distribuzione esistono, i creativi, come fornitori e creatori di contenuti, potrebbero essere le chiavi per sbloccare la vera comunicazione. Comunicazione con veri significati che potrebbe cambiare le nostre vite e le vite degli altri con creatività e rispetto. Abbiamo bisogno di creare un dialogo, non un monologo, un monobrand, non un monologo, un monobrand, un monopensiero, una monomarca, una monocultura. Dobbiamo alterare i messaggi, riarrangiare l'immagine. Non dobbiamo essere solamente i sopravvissuti di una specie, ma dobbiamo prosperare creativamente ed evolvere dinamicamente. Dobbiamo riconoscere in un marchio l'intera razza umana, con tutte le sue diversità e i suoi colori, con le sue differenze e anche con i suoi limiti e i suoi veti. Un brand umano basato sul rispetto, non sul potere, sulla possibilità, non sull'uniformità, sull'amore e non sulla paura. Grazie.
meglio. Sì, prego. Generoso con noi in questa presentazione bellissima. È ancora più generoso è disponibile alle domande che vi vorrei fare. Le è piaciuta la lettura? Sì. Sono contento perché l'ho fatto un po' per voi, da scuola. Se pensa di essere ottimista o pessimista? Sono ottimista. Perfetto. E come si è collocato finora in tutto ciò che ha letto? Come un artista. Sono una persona molto privilegiata. Quando dico sono ottimista, io penso a Michelangelo che scolpisce la Pietà. Per me è l'esempio più incredibile di andare a scegliere il soggetto più estremo che ci sia, una madre che porta in collo, come si dice qui, il figlio morto. E cosa c'è di peggio nella condizione umana? E penso che lui sia stato ottimista. Cioè il fatto di far vedere una bellezza in quei termini non vuol dire essere pessimisti. Io credo che più che ottimista o pessimista bisogna essere vivi. E poi quando si è vivi la domanda dell'ottimismo o pessimismo è secondaria. E come mi pongo in rapporto a quello che ho letto e che l'ho scritto, e ci credo, e uno penserà che Toscani è contro la globalizzazione, non è vero, assolutamente no. Credo che i problemi della globalizzazione siano stati posti in termini sbagliati. Si parla di globalizzazione e non di cosa, in come. Essere contro la globalizzazione e dire sono contro la fotografia perché ho visto delle fotografie oscene. Sì, abbiamo visto una globalizzazione oscena, ma con questo non bisogna essere contro una globalizzazione. Quindi non si può negare la fotografia perché qualcuno ha fatto delle fotografie brutte. Bisogna cominciare a fare delle belle fotografie. Mi pongo come qualcuno che si pone il problema. Mi domando tutti i giorni, con tutte le debolezze e le imperfezioni umane che si possono avere. Prego. Sul rapporto con la tradizione. Perché il caso di Michelangelo che fa la Pietà è un po' diverso, nel senso che Michelangelo nel fare la Pietà usa un tipo che era frequente nella devozione del suo tempo e lo trasforma profondamente. Però la Pietà si faceva, avevano cominciato in Germania circa 150 anni prima, e lui la trasforma profondamente, ma usa una tipologia che già c'era. A me pare che quello che stiamo vedendo sia un'altra cosa, o forse mi sbaglio, cioè sia il tentativo non di lavorare dentro le tipologie, ma di sovvertire la tipologia per provocare, per costringere all'attenzione, dando il contrario di quello che uno si aspetta in uno spazio istituzionalmente, diciamo così, definito come la pubblicità. Questo è contro la tradizione o è un modo di reinterpretare la tradizione? E qui vorrei anche richiamare una cosa che lei ha detto a un certo punto, comparando il suo lavoro con quello degli artisti di una volta, che lavoravano su commissione, ma si dovevano creare lo spazio per dire quello che volevano dire. Allora, qual è il suo rapporto con la tradizione? Non sono assolutamente contro la tradizione. Dalla tradizione si impara. Sì. No. Dalla tradizione si impara. Bisogna capire, bisogna sapere. Credo che la conoscenza sia la base di ogni azione, anche proiettata verso il futuro. Ma
nella comunicazione esistono i canali, esistono dei canali. Io dico sempre la croce, la svastica e la Coca-Cola. Una volta c'era la Chiesa, poi c'è la comunicazione politica, che è stata la comunicazione politica, dove gli artisti erano al servizio della comunicazione politica, pro o contro, comunque tutti. E la Coca-Cola è quella che vi ho detto, le aziende, le nuove chiese sono le Coca-Cola. Quindi dobbiamo lavorare, siamo dei collaborazionisti per questi tre segni, la croce, la svastica e la Coca-Cola. Io credo che bisogna un po' trascendere il marketing, bisogna trascendere la richiesta. Del resto chi richiede di fare un'immagine, una comunicazione, non va più in là di quello che ha già visto. Spetta l'artista a portare la nuova immagine. Infatti il grande artista, prendiamo un cantante, quando andrà sul palco non canterà come voi vi aspettate che lui canti o come lo conoscete già. Questo è un artista mediocre. Il grande artista andrà sul palco e reinterpreterà in un nuovo modo quello che voi conoscete già. Questo è ciò che spetta l'artista. E quando dico artista non è, deve essere un artista dell'immagine o del cinema, ma l'artista esiste in qualsiasi mestiere. Chiunque può essere un artista. Ci sono dei mestieri molto semplici dove si riconosce un artista e dei mestieri artistici dove non si riconosce proprio nessun artista. Quindi il fatto di quando parlo di artista parlo di quella passione, di quel fuoco che fa della vita dell'individuo una vita speciale. Penso che bisogna conoscere la tradizione, bisogna conoscerla profondamente. Con questo non dico che bisogna sapere suonare il piano classico per fare della musica jazz, però io penso che bisogna conoscere la musica classica, bisogna averla sentita. Io ho avuto un insegnamento, ho fatto una scuola d'arte, 5 anni di scuola d'arte, dove ho avuto dei grandi insegnanti, ho avuto degli insegnanti che venivano dalla Bauhaus, ho avuto Johannes Sitten, grande maestro del colore, come mio rettore alla mia scuola per 3 anni, ho avuto Müller Brockmann come insegnante di grafica, che è stato uno dei più grandi grafici del secolo, e Teacher come maestro di tipografia, quindi tutta gente che si portava dietro un grande bagaglio. Prego. Sto a me perché mi hanno passato il microfono. Si tratta soltanto di una constatazione alla quale vorrei che lei portasse delle correzioni, in quanto è una constatazione mia e magari assolutamente sbagliata. Vorrei che correggesse dove sbaglio, no? Allora, dovrei correggerlo, no? Allora, no, perché possa aver frainteso. Allora, quella tra lei e Benetton si può definire una simbiosi mutualistica, no? In quanto uno ha fatto comodo all'altro, uno ha fatto l'interesse dell'altro. Per lei è stato un modo per far conoscere il suo lavoro attraverso i mezzi di questa azienda di livello planetario, e per Benetton un modo per vendere di più. Cioè, ammetto che si tratti di un imprenditore coraggioso, in quanto il suo lavoro, ogni foto esposta in piazza a Milano e ovunque, almeno su di me, ha fatto un grande effetto, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto porre delle domande, e questo penso che fosse l'intento suo, no? Non so se di Benetton, sicuramente il suo. Di Benetton penso che l'intento più che altro fosse vendere, e credo che la dimostrazione di questo sia la rottura tra di voi sull'argomento della pena di morte. In quanto agli Stati Uniti si poteva chiedere, ma non più di tanto, la nave degli emigranti, no? Emigranti particolarmente benvenuti dalla Confindustria in quanto manodopera a basso costo, le guerre per crearsi dei mercati dove Benetton pescherà, quella Confindustria della quale Benetton farà parte. Cioè, io volevo chiederle se sono assolutamente fuori strada con una constatazione di questo genere, e non sono qua con un altro modello da proporre, in quanto
Eugeni Caldei, il fotografo di Stalin, ogni volta che fotografava Stalin e sviluppava la foto, se era venuta male potevano fucilarlo, perciò insomma, e aveva un datore di lavoro più comprensivo, sicuramente lei. Sono un ammiratore delle sue foto, come lo sono di quelle di Sebastião Salgado, in quanto la denuncia è implicita, ma lei non ha cavalcato un mezzo che in questo sistema ci mangiava a quattro ganasce. Tutto qua. Lei mi deve correggere, perché sono un grande ammiratore del suo lavoro. Ma lei cavalca esattamente la sua strada, e trovo che sia giusto che lei pensi così. Però trovo molto interessante che lei ammiri il mio lavoro, e nello stesso tempo lo critichi. È esattamente quello che ho fatto io. Cioè, per poter riuscire a pubblicare e far conoscere una certa religione, bisogna far vedere certi dei dei quali magari, nei quali veramente non si crede. Cioè, è molto strano, è un grande problema, ma del resto è un problema nel quale tutti sono coinvolti. Credo che la maggioranza della gente, almeno quanto domanda qualcuno, ti piace il tuo lavoro? Raramente si sente dire il mio lavoro è fantastico, non potrei fare nient'altro. Tutti fanno quello che non vogliono fare o che non vorrebbero fare. Una piccola minoranza riesce a fare quello che vuole veramente fare. Ma allora che società è questa? Mi pongo dei problemi. Per fare certe cose bisogna collaborare in certe cose. Bisogna fare dei compromessi. Non sono sicuramente quello che dice io, compromessi non ne faccio. Ho fatto dei compromessi, però sempre pensando di arrivare a fare a forse a toccare anche lei che magari non ci crede in questo sistema. Ecco, questo è molto difficile. Le posso garantire che andare in giro con una Laika e andare a fotografare i bambini che muoiono di fame è molto più facile che convincere un amministratore delegato a pubblicare le fotografie. Questa è la situazione. Allora, la battaglia dove va fatta? È un problema che chi lavora nell'immagine o comunque nella comunicazione, vi ho letto, nella comunicazione si pone, invece di nutrire, noi della comunicazione ci nutriamo della gente. Allora, in questo gioco vizioso, in che modo bisogna comportarci? Se avessi fatto le fotografie solamente a Claudia Schiffer, nessuno si sarebbe lamentato di me. Anzi, magari sarebbero anche piaciuti anche a quelli a cui la Confindustria non piace. Allora, ci sono delle critiche da fare a tutti e ci sono delle critiche da ascoltare da tutti. Posso? Rapidissimamente, volevo sottolineare quello che a me sembra il suo essere in controtendenza. Cioè, questo è veramente brevissimo. Allora, l'esempio di quanto secondo me sta accadendo nella educazione in Italia, che riprende un po' il modello anglo-americano, cioè si va verso il mercato di quello che le diceva, il servizio al profitto, anche a tutti i livelli terziario, cioè universitario, cioè hic et nunc. Io sono di quelli molto vecchio, soprattutto di mentalità, e le chiedo scusa se quindi anche nell'espressione sarò particolarmente bolso o sciocco, e quindi mi dà perfino fastidio che il bollettino, che so, degli ex allievi della normale riporti certa pubblicità molto, molto direi banale. La invito anzi a guardarlo e poi magari ci si scrive qualcosa. La ringrazio in anticipo. Mi stupisco anche perché si accetti il termine euro, non declinato al plurale, euri, come tutte le monete in Europa, termine non solo per il ratto di Giove, eccetera, ma anche per la regione a nord del Peloponneso, assolutamente europeo. Quindi, se lei capisce, sono veramente fuori tempo massimo, non in termini sportivi. Mi spaventa addirittura il fatto che si accetti che il motto di Pierre de Coubertin sia stato rivoltato. L'importante non è partecipare, ma vincere. Questo non solo in atletica, che non si chiama più IAAF, basta, basta.
Le dico qui, hic et nunc, l'università è tutta verso il mercato. Nella scuola secondaria ci arrivano, io sono un banale docente, ultra, l'ultimo degli ultimi che spinge la luce e chiude il gas, e dicono metti a fuoco il tuo futuro. Lo mettono in anche un grande pannello, so, sulla strada, sulla superstrada, a Viareggio 5 metri per 4, Università di Parma, Università di Bologna, che fa addirittura Università di Bologna, capisci? L'ittere, no? Lo studium di Felsine, è una cosa per me, capisci? Mette moda e costume, mi pare il primo in Italia, mi scusi se la offendo, per me è una bestemmia ovviamente, ma aspetti. Qui in Piazza dei Cavalieri lei noti le luci che hanno messo in Piazza dei Cavalieri, è la Disneyland in Piazza dei Cavalieri, dove c'è la normale, c'è il Vasari, c'è il Rinascimento, non italiano, non europeo, mondiale, perché sono valori che restano ai nipoti dei nipoti dei nipoti. Si è fatta un'operazione che ha veramente il fiato corto delle bestemmie più volgarmente bottegaie. Mi scuso con tutti, compreso il Vasari però, scusate. Ma la domanda qual è? No, parlo italiano. Il suo parere a riguardo, cioè se non le sembra che anche la cultura più alta vada in senso opposto a quello che le dice, per me è un rammarico, non so se per lei è un rammarico. Ma le ho detto che le città sono un revival turistico di loro stessi, credo di aver chiarito tutto quello che dice. Però attenzione, lei è professore. Attenzione di non fare una battaglia di retroguardia, perché i valori... Nel momento in cui si facevano quei valori, la gente si uccideva anche, si faceva delle cose oscene. C'erano delle cose, dei non valori nel periodo di quei valori che erano drammatiche. I diritti umani non esistevano proprio nel momento di quei valori che lei decanta e vorrebbe ancora nello stesso modo. Quindi mi porrei dei problemi, non vedrei solamente quella parte che lei ritiene positiva di quei valori. Chi ha prodotto quei valori che lei difende così? Anche prodotto, per fortuna non c'era la macchina fotografica, per fortuna non c'erano le telecamere per vedere quello che hanno fatto quelli che hanno tanti monumenti in giro per il mondo. Allora io penso che non bisogna demonizzare quello che lei risente così profondamente, assolutamente, lei dovrebbe invece, io penso che dovremmo invece cercare di capire e di riportarlo sui valori, sui valori, perché non sono quelle espressioni specifiche sbagliate, sono i valori di quelle espressioni che non funzionano. Quando lei mi dice persino la normale ha la pubblicità, ma la normale è un prodotto, sa, come qualsiasi altro. Non esiste la normale, poi esiste il mondo dei prodotti. La normale è un prodotto scuola come qualsiasi altra scuola. Io credo che dobbiamo rivedere i codici, dobbiamo rivedere i valori. Sto dicendo che ormai utilizziamo ancora un linguaggio, forse basato su quei valori, che non è più sufficiente per spiegare il mondo in cui viviamo. Ci parliamo ma non ci capiamo più. Io ho 6 figli che vanno da 37 anni a 12, quindi ho tutte le generazioni in casa. E vi posso garantire che è difficile, eppure parliamo tutti, ma è difficile capirci, e voi mi avete già capito di che cosa parlo. Non ci si capisce più, e siamo circondati dalla comunicazione, dalle televisioni, 40.000 canali, satellite, tutto, non ci capiamo più. E lei risente in fondo di questo. Una cosa sola, io vorrei sapere cos'è il bello per lei e cos'è il brutto. Io sono assillata. Ci sono tante cose che a me piacciono che non piacciono a nessuno e ci sono tante cose che a me non piacciono assolutamente che piacciono a tutti. E credo che ognuno di noi, voi, abbia questo problema. Tante volte ci piacciono delle cose delle quali abbiamo anche un po' imbarazzo. Ma non bisogna avere imbarazzo di dire questo mi piace. Perché sai, il piacere può essere illegale. Ci può persino portare in prigione. Ci può fare delle cose oscene.
Però non bisogna aver vergogna di dirlo. Io penso che il mio piacere salverà il mondo. Adesso non pensate sia presuntuoso. No, ma bisogna pensare così. Ognuno di voi ha un piacere col quale salverà il mondo. Sicuramente salverà se stesso, che è già una bella impresa. Sì? Molto, molto veloce. Non ha l'impressione però che la velocità e l'efficienza del sistema è capace di triturare anche la capacità di essere sorprese da immagini provocatorie o nuove? Cioè, come si fa a mantenerla viva? No, ma io credo che non ci sia un'immagine provocatoria. Non è l'immagine, no, no. Saremo civili, saremo finalmente civili, il giorno che potremo guardare qualsiasi immagine senza più scioccarci. Quindi se il mondo andrà in questa direzione, penso sia un bene. Se lei pensa 30 anni fa, c'erano delle immagini che si sarebbero scioccate tutti. Io penso che invece dovremmo vedere tutto e dovremmo riuscire a capire. Come ho detto, la conoscenza è ciò che ci fa capire e ci rende civili. Bisogna conoscere e sapere le cose. Quindi non dobbiamo scioccarci da un'immagine, perché l'immagine non fa nessun male. È il proprio rapporto verso ciò che l'immagine rappresenta che ci crea uno shock. Allora preferiamo non vedere l'immagine e con questo sistema non affrontiamo la nostra etica col problema che l'immagine rappresenta. Quindi non guardando l'immagine non si ha problemi. Il giorno che potremo vedere qualsiasi immagine e non aver problemi saremo civili. Non crede che andare contro il sistema in qualche modo, quindi fare una protesta, ma farla in un ambito di comunicazione come la pubblicità, significhi fare una sorta di pseudo protesta, cioè illudersi di protestare, ma in realtà farlo in un mondo dove è concesso, nel senso che criticare il sistema nel mondo pubblicitario è un modo che è permesso dal sistema stesso, e quindi ci sia un'illusione di cambiare il sistema, ma in realtà il sistema si prende gioco di tutti quelli che lavorano in questo mondo di immagini e, come diceva lei, di falsità, di sogni, eccetera. E quindi paradossalmente la gente si illude tramite la pubblicità di vedere che un segnale di cambiamento, una protesta, ma in realtà tutto questo deprime quella che potrebbe essere un vero cambiamento che dovrebbe nascere dalle persone e non dai mezzi di comunicazione. E quindi paradossalmente se una persona si mette, diciamo, nelle sue condizioni, ma lo fa non in un contesto pubblicitario, ma lo fa per la strada, viene sbattuto dentro. Non so se mi capisce. Ecco, quindi paradossalmente tutto questo crea sostanzialmente, in soldoni, un'illusione di cambiamento, ma in realtà deprime quelle che potrebbero essere le speranze oggettive di un cambiamento in questo sistema. Ma sai, i cambiamenti sono delle evoluzioni, non esiste un cambiamento, non è che facendo una cosa si cambia tutto. Anche le grandi rivoluzioni alla fine sono state delle evoluzioni. No, ma delle evoluzioni. Io trovo, è chiaro che esiste quel problema, però uno si domanda, voglio conformarmi a quello che si fa o voglio provare, voglio vedere, voglio sperimentare, voglio anche divertirmi, voglio anche provocare, vedere fino a che punto quello che lei chiama il sistema funziona in quei termini. In realtà viviamo comunque in un paese democratico dove si possono esprimere delle cose senza... Quello che voglio dire è che il sistema potrebbe in realtà approfittarsi di questo. Ma cioè, il sistema fa quello che il sistema vuole, ma il sistema, ovvero la trasgressione. Ma dico, cioè, quadri... se probabilmente lei desse veramente fastidio al sistema non l'avrebbero permesso di fare. Non ma, so se... No, non penso in un paese democratico. Non penso in un paese democratico. Penso che il paese democratico vada avanti con le cose al limite del possibile e venga portato avanti da qualcuno che spinge provocando delle nuove possibilità. Tutto qua. In qualche modo sì, voi avete la responsabilità di parlare per loro, però in realtà
molte queste persone senza voce rimangono tali, quindi la democrazia rimane sempre un concetto astratto. Sì, sì, ma non voglio prolungare. Ma anche le utopie rimangono così. Mi scusi, un piccolo chiarimento sulla sua professione. Lei ha detto: ho iniziato come reporter, anche perché aveva il padre che faceva questo ramo, diciamo, della fotografia. Poi però si è trovato, ci ha spiegato anche come, nell'ambito della fotografia pubblicitaria, nella comunicazione, così. Ecco, ho capito anche che lei non si è appiattito sulla pubblicità, così come hanno fatto magari molti altri, ha cercato, molti dicono Toscani è un provocatore, meno male, dico fra l'altro, però non è solo quell'aspetto lì della provocazione, lei ha inserito un qualcosa di più nella pubblicità. Ecco, voglio dire, ora lei si sente più o ancora reporter oppure si sente sconfinato in un altro ambito della fotografia, ecco. Ma io penso di essere un reporter, questa è una bella domanda. Penso sempre di essere un reporter, chiaramente i campi dell'utilizzo di questo reportage sono cambiati, non è più il tempo quando mio padre faceva il fotoreporter negli anni 20, le famose fotografie di Mussolini, vincitore Mussolini attaccato a Piazzale Loreto, era il mio padre e allora non c'era la televisione, quindi si guardava i giornali. Mi ricordo che da ragazzino mio padre aveva l'agenzia fotografica Publifoto di fianco al Corriere, stampava la fotografia veloce, poi me la dava da portare al Corriere in tipografia, io portavo la fotografia bagnata al Corriere e il giorno dopo andavo a scuola e vedevo il mio maestro che apriva il giornale e in prima pagina c'era la fotografia che io il giorno prima avevo portato al Corriere a far stampare. E mi domandavo sempre, in fondo, è possibile vedere le cose anche prima del proprio maestro? Devo dire che è stata una grande lezione quella, che è possibile persino. Ecco, dico, allora, però i sistemi sono cambiati, il reportage non esiste più, ma anche nel giornalismo non esistono più i grandi reporter, le grandi inchieste. Tutto il sistema giornalistico dell'informazione è cambiato. I media non ci nutrono più come una volta, ma si nutrono di noi. Sono lì per essere acquistati e consumati. Un giornale è un prodotto, un giornale è come un gelato. Allora dobbiamo cominciare a capire questo nuovo sistema, però finché non lo capiremo non potremo farlo meglio. Non possiamo, quel signore dietro, non possiamo esserne le vittime. E dunque, io vorrei... Io avrei ancora un video a farvi vedere, per così almeno poi chiudiamo. No, per... Questa domanda, poi il video... No, video a 10 minuti, troppo. Dunque, la domanda che vorrei farle attiene più che altro all'aspetto più squisitamente pubblicitario, no? Pubblicitario. Io ho trovato molto intrigante, no, l'idea di poter commercializzare un prodotto facendo riunia sul prodotto e capovolgendone i valori. Quello che... Lei, no, ripeta, lei... No, ha... ho trovato molto intrigante, no, quanto lei ha affermato poc'anzi, cioè che una delle maniere migliori per fare pubblicità a un prodotto è capovolgere in qualche modo i valori in maniera ironica, insomma. No, il prodotto è la comunicazione. Sì, appunto, nell'ambito della comunicazione un po' spiazzare gli astanti facendo riunire sul prodotto stesso, ecco. Il quesito era questo: se il Vaticano le chiedesse di fare uno spot sul Santo Padre, no? Dico, lei cosa proporrebbe? No, faccio una chiusa, vabbè, sarebbe stato un progetto che avrebbe intrigato anche Fellini e Buñuel, insomma, se domani le arrivasse una telefonata dall'alto, lei cosa proporrebbe, insomma? Sarebbe un bel esercizio per una scuola così, eh? Non sarebbe un bel esercizio per la normale? Uno spot... Per come? Per quale religione? Vede, c'è già subito una bella discussione. Sul prodotto, marketing. Prendimi da questa parte. Sarebbe interessante. Sicuramente andrei a parlargli. Già comincerei ad andare a parlargli, a sentire cosa vorrebbe. Poi ci saranno i suoi manager, con i quali è sempre molto difficile avere a che fare, sempre gli amministratori delegati, tutti questi manager delle grandi aziende sono i più difficili. Allora, ma non ci perdiamo questo video.
Allora, era un video che ho fatto per il World Economic Forum l'anno scorso. Volete vederlo? Era... Ma dopo avrò tempo per fare una domanda? O... Sì, prego, prego. Uno studente. Studente? Della normale? Almeno uno studente dovrebbe parlare, insomma. Non ha l'aria del primo della classe? No, però mi impegno. Allora, a me è molto piaciuto tutto ciò che ci ha mostrato il suo lavoro di una vita, ecco, e anche l'impegno etico che ha messo nel suo lavoro, il messaggio. Quello che forse ho frainteso e che comunque non mi è piaciuto è il tono che forse nasconde un significato anche, con cui si è parlato del profitto delle aziende e quindi della Benetton, che è una mega azienda e che lei è stata dietro. Perché è vero che il sistema è brutto e va cambiato, è perfetto, e come ha fatto anche lei, insomma, un po' ha cambiato tutti noi. Però io penso anche che lei dovrebbe essere riconoscente anche a persone come Benetton, che hanno fatto una azienda gigantesca e che alla fine hanno creato profitto, perché se non ci fosse profitto, se non ci fosse la merce che viene venduta e che quindi c'è un surplus, non ci sarebbe spazio per pagare lei e farle fare 10.000 viaggi in tutto il mondo e fare delle foto bellissime che ci insegnano tanto. No, allora scusi, mi ha frainteso, io non sono proprio contro il profitto, assolutamente. Ho letto delle cose precise, ho detto c'è l'1% degli imprenditori che invece è una persona illuminata, quando invece purtroppo chi fa profitto non sono tutti così, anzi altro che riconoscimento. No, mi spiace questo, dico, è chiaro che ho avuto la possibilità di esprimermi all'interno, però devo dire è strano che queste siano minoranze, quindi c'è un problema, è strano che quando l'artista riesce a esprimersi tutto funziona, persino il profitto, perché la Benetton in 18 anni è diventata 20 volte più grande, sicuramente non solamente per il mio lavoro, perché tutta la squadra funzionava bene, però è strano che quando l'espressione artistica funziona, anche il profitto funziona. C'è invece questa tendenza a mediocrizzare, anche da chi dovrebbe gestire il profitto, di mediocrizzare un'espressione e anche il profitto ne risente. Guardate la Fiat, pensa cosa avrebbe potuto fare la Fiat. Pensa che impegno avrebbe potuto avere la Fiat. Invece, qual è l'immagine della Fiat? Una manovella al finestrino che ti rimane in mano due volte che chiudi il vetro. No, ma è un disastro, con 1.100 miliardi di investimento all'anno. Mi spiace se c'è qualcuno qui della Fiat, ma è solamente un esempio. Mi scusi, proprio per questo, lei pensa che... Pensa che effettivamente una persona creativa con un estro artistico riesca ad intromettersi nel mercato e in qualche modo a modificarlo, piuttosto si debba solamente adeguare al mercato? Lei lo conosce molto bene, tra l'altro. È una bella domanda questa. Io penso è un po' un controsenso il mondo del mercato, quello che lei chiama il mercato, in realtà è il mondo. Allora, esiste questa fame incredibile di talento e creatività, e dall'altra parte il talento e la creatività crea sovversione, crea rivoluzione, crea cambiamento. Allora da una parte c'è bisogno il talento e la creatività e dall'altra parte se ne ha paura. È questo conflitto costante. Toscani, vogliamo la cosa più bella, però mi raccomando, non troppo. Quant'è non troppo? Funzionerà? E gli dico, sicuramente funzionerà. Ho detto che quando si fa qualcosa di creativo non si sa se funzionerà o no. Quindi già la domanda. Sì, però esiste anche, non esiste la creatività da sola, esiste anche una gestione di creatività. Io penso che la prima cosa è l'educazione che il creativo deve fare ai propri committenti. Perché se no non esiste risultato. E questo è importantissimo. Appartiene alla capacità creativa. Cioè, convincere qualcuno che funziona quando tu sei il primo a non saperlo, vuol dire che credi in quello che fai. Devi dargli questo senso, non dico di sicurezza, ma forse di speranza. E soprattutto il coraggio
di intraprendere una strada dove non ci sono stati risultati ancora e non ci sono punti di riferimento per dire sì, una strada così ci porta là. Perché è molto bello quando ci sono le strade per andare da qualche parte, ma mi posso garantire è molto più divertente quando non ci sono le strade. Molto più divertente. Allora, questo video, il World Economic Forum, il centro del profitto, del potere mondiale, anzi dovrei essere a New York, io anche quest'anno avrei dovuto farlo, ma non ho avuto tempo, mi aveva chiesto di fare un video l'anno scorso, il 25 proprio, il 25 oggi, un anno fa, c'era l'apertura dei lavori del World Economic Forum a Davos e mi chiedono un video per far capire la differenza, bridging the divide, per collegare, bridging the divide, come si può tradurre? Collegare la divisione del mondo. Allora, adesso voi lo vedete solamente su uno schermo. Nella sala c'erano tutti i presidenti, i grandi industriali, c'era un grande schermo di 15 metri davanti, col primo schermo che voi vedrete grande lì, e dietro di 6 metri c'era una retroproiezione di uno schermo piccolo di 6 metri per 6 metri. Quindi c'era una prospettiva fra la prima visione e lo schermo posteriore, che dava questo senso di caduta ottica durante il progetto. Voi lo vedete solamente su uno schermo, purtroppo non avete questa sensazione.
dilsin yalandı aslında bütün suçum.